Siamo mutati, ok. Ora non Ciao siamo più Giovanni. mutati. Ringraziamo. Perfetto. Ringraziamo Giovanni. Tornando a quello che stavo dicendo, benvenuti e bentornati a questo appuntamento di Dadi Pupazzetti. E visto che sono presente imprecazioni mal contenute, siamo qua con il nostro buon Colle. Dopo tanto tempo, in effetti, Sì? era abbastanza che non passavi. Siamo caldi, siamo carichi. Lui Con un no, è esercito freddo. nuovo. Con un esercito nuovo, prima del culto. Prima del culto. Ah, perché mi confondevo con le partite di prova che hai fatto. Quindi abbiamo, tra l'altro, una prima e un'ultima. No, Una prima e un'ultima con questo culto. nel senso, prima con il culto, ultima dell'Index Sì, Chaos, perché poi a anche. fine del mese Vabbè, uscirà il anche. Codex e quindi questo Wow. distaccamento farà, vabbè, in realtà è ancora buono, però sarà leggermente diverso. Oh, tornando noi come missione, cominciamo da là. Quest'oggi giochiamo a Vital Ground con Chilling Rain. Vai, Quindi vai. nessun modificatore particolare, non abbiamo l'obiettivo centrale, quindi si giocherà più o meno sulle ali. Il nostro obiettivo vale 2 punti, in centro i centrali 5 e l'avversario Vale 6. 6. Semplice, semplice, l'obiettivo centrale è sparito. E lo schieramento è il Crucible Battle. Quindi abbiamo i tramezzini corti, come Tramezzini altri corti. detto. Rimane già cosa ci propone come prima lista da descrivere. Non lo sapremo mai. Lista Vedo buffa. caos, mi Vedo pare. caos. Vedo caos. La lista in realtà è molto simile a quella della settimana scorsa. Abbiamo rinunciato ad Abaddon perché dedicarmi a pezzettoni grossi non è che vado particolarmente pazzo. E al suo posto abbiamo messo un sacco di unità nuove e divertenti. Abbiamo introdotto, rimesso un Molerfin dopo tanto tempo che non lo giocavo. Dopodiché abbiamo due squadre di... anzi abbiamo due Rhino, che sono uno a fianco all'altro, farciti uno, Nargol, dentro ha due squadre di Avok, una con Reaper Chain Cannon, una con Requiem Pesante, l'altro invece Slaanesh porta due squadre di legionari, entrambe con un lanciamissili e due armi pesanti, quindi due magli potenziati, un Elbrut di Slaanesh a far da un po' guardia del corpo, un po' seguito con la sua aura, sempre molto importante, 10 cultisti che tengono l'obiettivo. L'altro Elbrut invece marchiato Nargol questa volta per un po' di protezione per fare esattamente la stessa cosa del suo fratello. I due Vindicator senza cui non si esce mai di casa. Guerrieri di ferro dentro. Ferro dentro, ferro fuori, ricordatelo sempre. Un Warpsmith per tenerli un po' più sicuri, un po' più protetti, un po' più precisi. Un Venom Crawler, nuova aggiunta, appena quasi finito di dipingere, mi manca solo da fare le righe, i galloni ne gialli e neri che sono impossibili per me, e quindi devo trovare molta pazienza e molta calma per riuscire a farli. Altri 10 cultisti a tenere un po' il fianco ad impedire a lui di arrivarmi troppo vicino, per un po'. E in riserva abbiamo di nuovo uno stregone, singolo, di Slaanesh, con l'elisir intossicante, che lo rende un po' più robusto e un po' più fastidioso. E 5 Terminator con un altro stregone, stavolta di Nargol. Lista abbastanza semplice, abbastanza diretta. Spara. Spara tanto. Sacco di colpi anche Un sacco di colpi, un po' di tutto. qui. Per questa prima del culto abbiamo portato una lista interamente di fanteria per ridere e scherzare, composta da un Biologus che fa infiltrare 10 aberrant, quindi con l'enhancement per farlo, 20, 20 e 20 neofiti in riserva, tutti con... questo non è in riserva. Tutti con 4 Seismic Cannon, 4 Webber, Icona e un Primus. Quest'altra unità ha anche un Icon Ward ad accompagnarla per il Feel No Pain. Sempre in riserva 3 unità da 10 ibridi col massimo di lancia, cioè di ricarica da demolizione. Ancora schierati 2 ulteriori personaggi, 2 Saboteur, di cui uno è il Warlord con... le Nance per aumentare di uno il costo di stratagemmi e l'altro se lo so rompere le scatole. L'Icon Ward ha anche il Fox di Adoration semplicemente perché avanzavano 10 punti. Quindi alla fin fine sono 3 blocchi da 20, 4 da 10 e 7 personaggi sparsi in giro, di cui 2 lone operative. Non a caso tra le mie secondarie figura Assassination, perché ne ha tanti e tendenzialmente non dovrebbe essere impossibile arrivarci.
L'altra secondaria è deploy teleport Homer, non perché speri di arrivare nella sua zona di schieramento, ma perché il centrocampo mi basta. Mentre io con questo tipo di esercito gioco con le tattiche Puoi arrivare ovunque, ovvio. per cercare di farmare un po' più di CP in realtà. Capita, capita. Redeploy li abbiamo già fatti, abbiamo già finito lo schieramento e cose prima dell'inizio, quindi possiamo vedere chi incomincia. Oh no, Dadi. Oh no, Dadi. Solo un attimo. Invece. No, eh no, potevi Siamo. farlo per non c'è dallo schermo. E invece, Non no. c'è dallo schermo. Tocca Possiamo. iniziare il culto. Possiamo dire che io ho già tirato il primo uno della partita e lui no? Vabbè. Qua. Se la regia è lenta, è lenta. No, vabbè, Non possiamo. aspetta la regia. Allora, Un iniziamo. punto comando a testa. Un punto comando a testa. Io al 4 più ho un'unità su un obiettivo e Sì. quindi provo a vedere se genero un altro CP. Nope. Stiamo già ribilanciando le cose. Poi È ancora peschiamo lunga. due secondarie. Attempting target Ok. e Clans. Attempting target, mi devi prendere quello vicino al Devo generatore prendere quello grande. vicino al generatore grande. Ci metteremo un simpaticissimo segnalino per ricordarcelo. E Clans. Due cose che non ci va molto di fare in realtà. Visto che il nostro primo turno sarà abbastanza easy. Allora, noi vogliamo veramente rischiarci qualcosa? Non credo proprio. Fase di comando non abbiamo niente da fare. Perché non abbiamo da ripoppare i modelli, tra l'altro arrivano nella fase di movimento. Quindi io potrei mettermi sul bordino qua per prendere dei punti con gli Aberrant, tu mi arrivi in faccia con tutto. E auspicabilmente te li posso detonare. Detonare non so, Beh, almeno qualcuno. però sicuramente sì. L'alternativa e vedere se questa unità avanza di abbastanza. Quanti ne metterei fuori? Uno, due. Mi spareresti una salva di Vindicator che potrebbe ucciderne Diversi. tre. Considera che anche il Quindi primo modello è un personaggio, mi pare, quindi dovresti tenerli. Quelli da quella parte sono personaggi, quindi. potrebbero avanzare, quindi potrei rigirarli un attimino, non è che devo muoverli per No, no, forza no. questa. Sto dicendo, ricordati anche questo. Sì, assolutamente sì. Quindi noi faremo una cosa diversa. Ma tanto Avanzeremo sappiamo che sei bravo. prima il blob da Blob da 20 20, tutto tuo. mio, là, e quindi avanzerà di Di 2 due. e con 8 pollici, quindi questo simpatico blob da 20 non arriva da nessuna parte utile. Quindi noi faremo questa cosa qua con gli aberrant, come abbiamo detto. Uno qui, perché 5 punti li vogliamo. Due pollici, già siamo qua. Se rimango qua, da dove è visibile questo? Essendo nella rovina, da qua. No, meglio sta dietro. Così. Allora, questi così, questo. Così e così. Quindi questi sono gli aberrant, ok. Sciuflano qua dietro. A me non piace iniziare col culto, ma va bene così. Questi sì, in realtà dovevo muovere prima questi. Questi avevano fatto una avanzata di 8. Eh sì, banalmente vanno a infilare. Là penso di riuscire a prendere linea di vista con qualcuno delle unità del Rhino. Potrebbe essere. Dovresti, giusto quell'ultimo là nell'angolino, dovresti spostarlo un po' più avanti. Penso che già non riesco più a vederti. Un tempo avemmo dei laser. Il mio Non sono stato lì, no, giusto? no, si è nascosto, si è nascosto. Cosa che a me avrebbe fatto molto più. Ma tanto tu su qualunque unità puoi fare lo stratagemma per essere. Ok. Dove non sia qualsiasi cosa che non sia un veicolo. Qualsiasi cosa che non sia un veicolo. Allora.
Questo potrebbe banalmente mettersi qua. Si mette qua. Per vederne, devi arrivare tipo qua. Boh, E sicuramente non arrivo a vederti con qualcosa che spara. loro sì. 12 più sbarco, sono 15 pollici. Devi farlo dall'altra parte, quello lo Fare in qualsiasi caso. E Clans dovrei fare. Allora, loro possono fare Clans. Volendo. E quindi se lo faccio con due obiettivi, Fai 5 punti. farei 5 punti. Però non abbiamo generato il CP a inizio turno. Non lo spendi adesso, dopo saresti due. Posso riscattare una carta, però non ci penso. Questo sto pensando. Allora, questo Reductor ci serve che spari qualcosa? 24 pollici indiretti. Yohoi, potrebbe beccare dei cultisti. Potrebbe beccare dei cultisti. Ma a questo punto lo faremo. Allora, questo signora. No, quello è un segnalino. Non c'è niente. Segnalino per la Per carica? la carica da demolizione o one shot, cioè Chiaro, quel, no, chiaro. quella per l'abilità quando ti muovi entro 12 da lui, farle Ok. mortali. Deve fare un tiro oppure sono di 3 più Al 3 2 più. secche? Al 2 più. Al 2 più sono di 3 più 3 mortali. Sì. Se fa uno. She happens. Facilecca, Ha come si preso, ha dice. premuto il detonatore sbagliato, ha fatto saltare qualcun altro. Una cosa del genere. Allora, loro sono all'1-8, quindi io direi che qua a 12 non arrivi con Non penso niente. proprio. Ma per sicurezza misuriamo queste cose. 15 arrivi Arrivo. più o meno qua. E 12, no, sei fuori da 12. Quindi 27 da 27 Sì, sono appena oltre. adesso. È la prima volta, considerando che devi fare un giro attorno al coso. Dovrebbe essere a posto. Questo punto faremo sicuramente Clans con gli Aberrant. Mi siete Sì. esposti, a questo punto fatelo. E sì, a questo punto prendiamoci 10 punti e tanti saluti a tutti quanti. Quindi faremo Clans. E voi qua a questo punto non mi servite in questo momento, quindi arretrerete in maniera da essere più lontani. Avanti. Potresti avere una linea di tiro arrivando qua. Benissimo. E penso che non abbiamo niente da sparare. Anche No, perché lui 4. sta facendo clans, puoi provare a tirare un po' No, è di... oltre. 24 è così. Quindi direi che è oltre. Quindi un poco. Secondo me arrivi sulla punta del naso. Allora, tireremo di 6 colpi a forza 5 sulla punta del naso. Su, No, decisamente il arrivi. buffetto al Sì? Sì. naso. E colpi indiretti di 6 più 3 sono 7 colpi. Quindi colpisci al 3. 5, 6, 7. Non mi ricordo se anche l'indiretto colpisce al 2, sinceramente. Purtroppo col culto non sono così memorizzato ancora. Scusate. Figurati. Non Anche serve. qui Per quale motivo dovrebbe sicuramente. essere un problema? Perché si dovrebbe. Allora, colpisce al 3. Quindi al 4. Questo non c'entra. Quindi ne vanno 2. Ma Forza quelli a rimbilico, 5. ritiralo, scusa. Vanno 3. Forza 5. Resistenza 10 al 6. A Niente. posto. Più. Fine turno mio. Io faccio Attempting Target, faccio Clans. Sono 10 punti. Sì, decisamente sì. E quindi posso togliere quel segnalino che c'era. Ok. Prego, primo suo. Turno mio. Principi a testa. Punto comando, siamo a due. Due ciascuno. Io non ho da pescare missioni secondarie. Userò questo dadino per segnare che i cultisti hanno sticcato l'obiettivo. Bruticati. Brutti e cattivi, sì, assolutamente. Brutti e cattivi, purtroppo fondamentali. Fase di comando, il mio Warpsmith prenderà il Vindicator sulla sinistra. Il più lontano da me lo ripara di 0 perché piene ferite, però aggiunge più 1 tiro per colpire. Assolutamente. Altro della fase di comando in realtà non abbiamo. Ottimo. Quindi si passa direttamente al movimento.
Movimento in cui io dovrei cercare e sperare di farti il più male possibile, perché altrimenti sono un po' nei guai. Nel movimento? Cavolo. Sì, assolutamente. Allora, devo andare avanti 4 pollici. Devo arrivare di 5. Oh, sono entro 12, quindi almeno un Vindicator ti spara. Assolutamente sì. Tanto questo si è spostato. Ah sì, scusa, l'ho toccato col metro. Aspetta, devi riuscire ad arrivare anche con questo. Tanto due ne vedo. Se due te li tolgo, sono già a posto così. Warp Smith si muove indietro per essere vicino. Sono qua con i muovere. Muovere di 12, quello non è assolutamente male. Porta qua. Infatti anche i Intercessor con Jumpa che stanno avendo un revival ultimamente. Perché... farò un'avanzata con i cultisti qua che hanno spiccato l'obiettivo. Avanzano di ben un pollice. Okay. Le nostre avanzate oggi sono notevoli, eh? Per il momento, diciamo che spero in quelle, spero almeno in quelle delle unità che possono ripetere l'avanzata, vale dire il Molarfind. Per il resto siamo... Beh, sono lui. CP. Sì, sì. Ah, ok. In caso esiste sempre CP, però di innato lo fa solo lui. No, no, già mi stavo già preoccupando. No. Oh mio Dio. No, no. Questi fanno. In realtà non mi serve muoverli così tanto. Però tu effettivamente potresti fare l'IP a 3. Sì. Ho uno stratagemma per farlo. Hai uno stratagemma per farlo. Poi in realtà ti ho lasciato un CP. Una voragine qua dietro. Beh, voragine è solo per i 3 pollici, se no. In realtà è abbastanza coperto. Vediamo un po' qua come riusciamo ad arrivare su quell'aggeggio. Quante ferite ha il Maulerfin? 12. Okay. 12 ferite, sì, questi sono i punti comando. Spenderò un punto comando per dare velocità naturale al Maulerfin, per l'appunto. E quindi potrà avanzare e caricare in questa fase, cioè in questo turno. Le sue avanzate di 6. Stica. E quindi facciamo un bel movimento pieno di 14 pollici per arrivare fino a qua. Certo che probabilmente... avanzerà, salterà. Molto probabile, sì. Io userò la sua bombetta a questo punto. Chiaro. Su di lui. Mi faccia del male. Al 2 più. Decisamente sì. E di 3 più 3 mortali. 4. Non ci posso fare assolutamente niente, mi sono rimasto ferito. Abbiamo i nostri bellissimi segnalini. Questo. Tic. E quello è fatto. Quanto sono di carica qua? Più di 12. Quasi quasi. No, più di 12. Più di 12, ok. Filo più di mi avevo misurato prima per stare fuori da... Fuori da qualunque... Il massimo. Fuori da qualunque cosa. Stare fuori dal massimo. Allora... Ho due... Sì, ho fatto velocità. Ok. 12 pollici. Questo là non lo posso portare. Sì, non ho misurato anche questa cosa qua. Sì, no, siamo detto fuori 12. Sì, anche perché fuori 12? Sarei dentro i 12, potevo... Beccavo anche la seconda bomba. No, è un'opzione, non è che devo per forza. Potevo beccare la seconda bomba. Io qua devo vedere se fare un deploy oppure provare a spararti. Che in realtà avrei anche quasi la linea di vista. Ci pensiamo. Potrei sbarcare e fare un brutto. Brutto. Perché quelli fanno brutto. Regia mi dà un centro tavola? Senza che mi misuri... Twin Deploy, sarà il caso invece di lasciare un centro tavola per... Sì. Volevo uno di questi. Piccolino, mettiamo da Done. E da Done però si sposta, se metti questo... Non è un centro tavola, però quello meno. Questo è sottile, quindi ci cammini sopra. Ops. Tiri un alcettore di tre scenari ai 5 in teoria sì, però ci sono delle enormi cisterne. Esatto. Quello dovrebbe essere più... 30 pollici? Sì, è appunto corretto. Così? Ok. In realtà io sono entro 6, potrei già fare un deploy. Posso sbarcare in... Non devo sbarcare al fine del momento, posso sbarcare in qualunque momento della fase. Tu hai mosso il veicolo? Sì, sì. Avanzerò con l'Elbert, quello di Slan. Prima devo muovere lui.
perché sennò mi inchiappetto da solo. Sì, tra di loro non si, non si sorpassano. Muovo l'Elbrot. Nice. Quindi in realtà questo posso portare fino a... Abbiamo recuperato i due uni iniziali. Praticamente sì. Tanto anche se te ne faccio fuori un po', che differenza mi fa? Perché io veramente poca linea di vista, quindi no, farò... Non sbarco con le unità là, perché non vale la pena in questo momento. A parte che poi tu puoi spendere un punto comando e dire no. Quindi non sbarco, quindi non faccio in questo momento grandi cose. Passiamo alla fase di tiro. Aspetta, fine fase di movimento? Sì. Un attimino. Perché io penso che farò un rapid ingress. Al primo round? Sì, certo. Che fai? Ok. In realtà sì. Ti è venuto un colpo. In realtà un po' sì, ero abbastanza convinto di, che non lo potessi fare, però tipo, questo sarebbe stato un po' un brutto colpo. No, passo alla fase di tiro, il Rhino fa deploy teleport homer, perché ci è concesso. Vindicator tirerà sui tuoi, aberrant. Più avanti? Sì. Ok. Io non ho niente da dirti perché... Va bene. Sei qua, sei entro 12, non ho assolutamente niente che possa essere uno stratagemma difensivo, tranne buttarmi a terra. Potresti buttarti a terra o potresti comunque darti stealth per darmi meno uno a colpire? Che tu non ignori con lui? Con lui non ignoro. Però tu stai colpendo al 2, andresti al 3. Sì. Vai. Ok. Allora a questo punto passiamo al fuoco sparo. Cominciamo il cannone demolitore. Di 6 più 5 perché tu hai 10 modelli. Sono di 3 più, di 6 più 3 più blast. E quindi diventano 10. Sì. 2, 4, 6, 8, 10. Ovviamente patto scuro per colpi sostenuti. Uh-huh. Essendo Nargo il colpo critico è il 5. Uh-huh. E ne abbiamo un sacco. Uh-huh. Due mancano. Ma ci sono 5 critici. Quindi questi per ferire. Io ti ferirei al 2 perché forza è infinita. Ma tu hai un meno 1 per essere ferito. Da. Oh. Quindi... Verifico che sia anche sul tiro, ma sembra di sì. Dovrebbe. Penso di sì. Avrebbe molto senso di sì. Sì, ogni volta che c'è un attacco. Quindi al 3... ho fatto un sacco di 2 e 1. 5 ferite. 5 ferite. Su... La 13 P... danni. Va a meno 2, perché se anche, anche se sei in copertura io ho meno 3 di base. Loro hanno un 6 val 5. Quindi giusto giusto quel che mi serve. 5 tiri per i danni e dopo li salvi a seconda. Vai in ordine perché... Sì. 5 fino appena il 4 sul primo. Vai. Che ci regala 3 ferite ed è morto. Ok. Oh, sono morto. 6 sul secondo. Che ci regala 4 ferite ed è morto. 4 sul terzo. Oh, sì. Stavo pensando alla cover. No, questo lo salva il 6. No, avevi già contato la cover. Scusa. Già contato la cover, sì. Al 4. Prende 2 ferite. Ne fa altri 5. Muore questo. E ultimo tiro. Ultimo tiro. Altri 5. Altri 5. Ui! E ne prende una. No, oh, buono, buono. 3 è una ferita. Dopodiché abbiamo due colpetti di combi arma. Ah, sì. Al 4, al 3 perché ho il più 1 per colpire. Colpiscono entrambi. Al 4 ti faccio devastante. Prego. Una devastante, antifanteria 4. Fino prima 4. Assolutamente. Fatto. A posto. E sarebbe ancora soltanto il lanciamissili. Prego. Che è di 6 più 2. 3 colpi. Al 2. Ne mette dentro 4. Sì. Perché è giusto così. E ferisco al 5, però che forza 5, 3 resistenza 6. Sì. 0 ferito. Quindi tutte le armi secondarie sono date per nulla. Tu ovviamente mi hai tolto quelli per sparare quelli che potevano essere in vista dall'altro Vindicator, giustamente così. Io penso, aspetta, in realtà l'ho fatto ma non ho guardato bene cosa vedeva l'altro Vindicator. L'altro Vindicator in realtà non me li vedeva. Riuscivo a beccare giusto una... In realtà, aspetta, io ho fatto... sono andato in automatico pensando che tu mi vedevi. Allora, io ero... Hop, così. Giusto? Non mi ricordo come erano posizionati. Sì, erano più qua possibile. Quindi tu in realtà tu ti sei mosso così, ma così... Quello era il massimo del... Vindicator... Quello era il massimo che dovevo fare. Più 2, eh? Sì, okay, no, sì. Dall'angolino più 2.
quindi io comunque toglievo questi due e il terzo, però a questo punto non toglierò questo, toglierò il terzo di qua e ti lascerò una faccetta qua. Va bene? Che questo comunque non me lo vedi più con niente. Questo era nella rovina, no? Però comunque il Vindicator non me lo vede. Mm-hmm. Perché c'è la cosa grossa. Però è un filino più avanti per i movimenti e cose varie. Onesto. Sì, però comunque non riesco a stare sull'obiettivo. Quindi sì. Quello abbiamo dichiarato deploy. Altre cose non ho da sparare perché non ho linea di vista con assolutamente... Sì, due colpi di meta qua? No, hai i tentacolini. Quello con i tentacolini è il tuo fine di montare. Anche in... No. O melta o tentacolini. Ok. Il modello è fatto così, però... Ok. Onestamente sono inutili. Ok. Devo fare il mio test disciplina. Che stavo per fare, ma mi è interrotto sul momento. Ed è superato. Scusatene. Tra un po' quel codex dovrò farlo prima di tirare, che con un Vindicator a piene ferite cambia poco, ma con altre unità invece può essere interessante. Detto questo, io ho altre cose al momento non da fare, passo la fase di carica. Un Motherfiend che ha pagato la possibilità di avanzare e caricare tenterà di mangiarci quel personaggio. A naso. 2 di 6 e lo posso ripetere se mi serve. Penso che con un 9 sia sufficiente. Abbondante. Puoi eventualmente farmi adesso la bomba? No. Solo avanzata, fallback... Se non sbaglio, sì. Controlla. Quindi controllo. Perché togliamo tutto. Normal advance fallback. Ok. Non assalta. Penso... Ah, invulnerabile quello? Armatura? Armatura 5, R3. Ok, allora penso di potermi astenere dal far patti oscuri. Colpisco il 3. Colpisco con 5. Ferisco al 2 perché forza infinita. Ferisco con tutti, VP-2, quindi non puoi salvarti. Sono 5 di 6 più 5 danni. Io l'ho già tolto. Ok. E quindi possiamo segnare 4 punti di assassination per me. E quanti di Homer? 3? È 3 di Homer perché l'ho fatto al centro del campo. Ok. Quindi ho fatto addirittura 3 punti di poesia. Una super carica. Sono 2. Ne abbiamo preso 5 punti, tu ne hai presi 4, giustamente. 10 a 7, sì, ma... Turno 2. Un CP per me. Un CP per me. Primario al momento lui sta facendo 2, sì. Solo un attimo. Genero il 4 più un CP. Marco il cavolo. Ho 2 di primaria, sì. Vabbè. E adesso pensiamo a cosa. Allora... Secondaria. Investigate signals behind enemy lines. Ed ecco dove andrà l'iPad 1 pollici. Sarebbe andato là molto premente a prescindere. Perché... perché qua hai spazio per un personaggio se hai. No. Sì, ti stanno tipo 2 basette, non di più. Questo angolo l'ho preso, questo angolo è chiuso, qua va fino a questo livello qua, quindi non riesce ad arrivare. Tu hai tante riserve, la cosa mi preoccupa. Puoi fare anche altri riserve. Abbiamo riserve infinite. Io sono contento che non può mandarmi personaggi in riserva. Potere. E son. Spieghiamo per chi non lo sa da casa, perché magari non si è ancora approcciato a questo esercito. Le sue unità, una volta che vengono rimosse dal campo, possono essere rimesse in riserva. Deve fare un tiro di dado e al 5 di base, no? 5 più 1 se battleline. Che è praticamente tutto. Più 1 se è il primo o secondo round di battaglia. Non i personaggi. Esatto. No, sarebbe imbarazzante. Già così è abbastanza esagerato. Però, insomma, fa cose. Ci racconti cosa pensa? Sto pensando che voglio togliere lui sicuramente. Lui va tolto, punto. Su questo perché? Non si discute. E potrebbe bastarmi lui, forse, per togliertelo con un po' di aiuto. Allora non ti basta lui. Ma forse anche solo lui. Cioè, tra stratagemma di granata gratis e la sua granata... È vero, c'è anche quella granata. Forse, anche sì. E... i Vindicator, d'altro canto, sarebbero una cosa da limitare. Anche se, per
un turno probabilmente non mi sparano niente se mi sposto un pochino. E gli aberrant però vanno lanciati perché è quello che fanno. Meglio recuperarli forse adesso al 4 più che non recuperarli più tardi al 5. Provare a recuperarli al 5, esattamente. Certo è che ti regalo altri 4 punti di assassination, ma insomma l'assassination andrà... Assassination farai che noi non saremo. fare un IP a 3 qua potrebbe dire toglierti l'obiettivo e farti fuori i cultisti e poi perdere l'unità. Sì. Però l'unità potrebbe anche provare, forse, sì, decisamente sì, a far fuori un Elbrut almeno. O a zoppare i legionari là dietro facendo fuori il Rhino. Sono due opzioni. Ti ricordo che quelli sono di slanesh, quindi uno per fase, volendo può provare ad avanzare e caricare. Sì, però li azzoppano. Li rallentano sicuro. Rispetto a un Rhino che va dove vuole. Questo è sicuro. E soprattutto mi taglieresti un'unità che può tenere non obiettivi, riesco. Far deploy. L'alternativa è cercare di tenere il Rhino degli Avok che toglie il pesante fuoco antifanteria che sono gli Avok. Mm-hmm. Però a quel punto dovrei probabilmente lanciare anche gli Aberrant in qua, che era quello che non pensavo di fare, infatti ho tolto i morti da qua, perché allora sarebbe una carica troppo lunga. Noi però abbiamo anche del fuoco a discreta distanza, nel senso che sparando a 12 pollici, arrivando in IP, quei 6, 12, 18, 24 colpi di sismico, i 20 sì, sì. Sono a 12 per la cadenza rapida, hanno 24, 12 cadenza rapida. Sì, sì. Sono 24 colpi a forza 6 che forse il Rhino riescono a dargli qualche colpetto. Probabile. Quindi mi sa che la proveremo così. Sì, certo, darti 0 punti e costringerti a comunque tornare indietro un pochino potrebbe essere interessante. Quindi... noi, beh, quello lo dobbiamo fare comunque alla fine della fase di movimento, quindi ci penseremo con calma. Tu con questo hai detto che non hai tiro. Assolutamente no. Non hai cose che ti muovi in corpo a corpo. Assolutamente, non come reazione. Questo dico. No. Quindi metterò un piedino sull'obiettivo. Ci sta. E mi muoverò qua. Sono più di un pollice a te. No, assolutamente. Stavo guardando se sono praticamente coperto per contare copertura o meno. Questo mi farebbe abbastanza fastidio, quindi... se no la mettiamo qui. Decisamente non sono più copertura. Perché comunque la carica di demolizione è solamente a P-2. E salvare al 4 o al 5 fa differenza parecchia. Esattamente. 24 pollici. Dovrei muovere dei modelli qua. Oppure aggiungere del tiro sul Rhino. Che comunque non è da buttare via. Eh? Che comunque non è da buttare via. Comunque non è da buttare via. Adesso. Vorrei misurare in questo gioco, ormai purtroppo è diventato... molto utile. Assolutamente fondamentale da fare per capire le cose. Allora, 24, considerando anche la linea di tiro, è qua. La domanda è, arrivano di 6 qua? Forse uno? No, direi di no. Quindi questi non vanno sicuramente sul Rhino. A questo punto li muoviamo in 6. Di 6 in su e vediamo se tirano l'Elbrut. Ah, il Maulerfind. Il Maulerfind, scusa. L'Elbrut è qua dietro. Sono sarebbe stato un po' impegnativo. Sì, il fatto che c'è tutti e due quindi fa confusione. Sono tendenzialmente abituato che hai solo gli Elbrut. Tendenzialmente sì, ma oggi abbiamo detto, boh, buttalo dentro. 24 comunque direi che no, non ci arriverebbero. Quindi faremo un po' più indietro e li mettiamo comunque qua, che non si sa mai. Questi però sì che possiamo farli tirare un po' là, quindi faremo realtà, 12 dovrei arrivare così. Mm-hmm. Se arrivo qua non arrivo a vederteli con il, a meno che non metti il piedino dentro l'edificio, no, non arrivo a vederteli dentro, anche gli edifici. Allora, se pollici di movimento con 3 sicuramente ne ho, quindi 1 entro 12, 2 entro 12, 1 arrivava al massimo così,
quindi no. E un altro non arriva entro 12. Quindi due in corta e due no. Due in corta, uno in lunga. Sciappliamo il resto. Io Berrant. E loro hanno un fino appena al 5. Loro hanno un fino al 5. Ok. Io Berrant, ci spostiamo un po' più indietro. Basta così. Andiamo subito. Allora. Non ci arrivi a vederli, così sono ancora più sicuri. E via. Quindi, mosso. Mm-hmm. AIP. Quindi cosa volevamo fare alla fine? Non ricordo più. Stavi magagnando per decidere cosa rimuovere da quella zona. Sto magagnando due cose in realtà che potrei provare a fare. Quindi 9 da te, sono finito ad arrivare qua. No, qua non ci arrivi, hai un buchetto qua, ma ti stanno tipo due modelli. Qua, così. 9. Tutti 9. Qua forse me ne stanno un paio, non di più. Quindi no. La domanda è, voglio tirare ancora qualcosa qua? Non penso, potrei anche metterti 20 modelli là e dire toglimi. Esatto. Da qua, questo è il modello più vicino? Sì, assolutamente no. E il rhino cosa mi occupa? Puoi metterti dentro l'edificio praticamente. Allora, noi abbiamo 4 seismic cannon, cerchiamo di metterne 8. Tu sei dentro la rovina comunque, in realtà, tanto... Sì, il cover non ce l'hai comunque, perché non sei fanteria. No, però ti ricordo che posso fare... Ma tanto tu hai... Cover cosa ti interessa? Arrivi dall'attacco in profondità? Sì, arrivo dall'attacco in profondità, sì. Cioè, loro eventualmente hanno il problema. Però tu comunque sei a 9, quindi dovrei comunque arrivare qua. Diciamo che in questa maniera ti tolgo qualcosa che fa facilmente deploy. Perché a quel punto devi andare a mettere un altro rhino a centro campo. Assolutamente. Ma se io faccio questa cosa mi serve un'altra unità qua. Beh, assolutamente sì. E quindi faremo quella cosa là. Allora, 20 comunque scemotti. Sì. Adesso cerchiamo di metterli qua. Ok. Da qualche parte. A parte che così eventualmente non sarà magari di grande aiuto, però puoi metterci un po' di autogun qua sul Molderfin volendo. Devo arrivare così. Sì. Plop. Poi. Quella dovresti arrivare fino all'inizio del... 12 pollici è il retro dell'edificio. Sì. Quindi loro sotto non ci stanno. Non interamente. E quindi andiamo a infilarlo dall'altra parte. 2. 3. Mm-hmm. Uno qua. Anzi, faremo così. Il Weber a 12 di città. Weber a 12. Uno. Tre. Quattro. Non si è trovato. Sì, sono le armi diverse. Non sì, sì, sì. Così, entra 12 da lui. Giusto per provare a fare le cose buffe, e qui dobbiamo fare così. Like. Io non tanto, devo essere onesto, però. Like significa che dei tuoi terminator possono arrivare qua. E boh, capita. Capita, assolutamente capita. Questa è un'unità. Allora, un CP, arriveremo sicuramente entro 3 pollici da te. No? Sì. Mm-hmm. Sì, non ho ancora dichiarato con chi, ma... Sono tutti uguali, quindi...
Ero convinto che avessi ancora qualcosa in attacco in profondità, ma no. Tutti. Sì, ti muoio tra poco. Teremo. Ave Cesare morituri te salutant. Gen Stealer ratto in mezzo a tutto questo. Lo scavenger stealer. Vai sull'obiettivo, stai fuori dall'obiettivo. Vabbè, se vengo qua vado sull'obiettivo. Ok. Ti ricordo solo i legionari, se sei sull'obiettivo ripetono tutto per colpire i mischi, per ferire i mischia. Shit happens. Ti sto solo dicendo. Sì. No, shit happens, assolutamente. E sto solo valutando se mi conviene così o cercare di dare una mano sul Maulerfind, ma speriamo. Possiamo esagerare. L'unica cosa è 3 qua. Questo non è un problema. 3 qua. Quindi io dovrei riuscire a mettere un modello tipo così. Facciamo una cosa furba, esattamente, prestami quello e mettilo tu, così, è leggermente più dentro, così. Quello è il massimo che puoi fare. Ok, e questo significa essere ben entro gli 8, e questo significa essere entro 6? Sì, quindi noi metteremo uno con la carica della demolizione qua, gli altri non penso che ci arrivino a 6. No, perché devono stare in questa direzione qua. Quindi metteremo. Quelli. È vero che tu hai delle pistole lanciafiamme? Tutti hanno le pistole lanciafiamme, tutti quelli che hanno la carica della demolizione. La porta 3, tranquillo. Ho resistenza 3. Però. Non tranquillo allora. Scusa. Non ho. Così. Ancora poco indietro. Così. A posto. Così. Così, no, mi manca una carica della munizione, come se sbaglio qua, così, e così. Allora, entro 6, entro 8. Entro 8 per cosa, scusa? Per uno stagione granata. Onesto. Quindi, a questo punto, faremo arrivare ancora un'unità della riserva a 9. Sì. Mi serve? Lo sei tu? No. La risposta è no. Questo a fine fase, quindi alla fine fase di adesso salterà il... Sì. Lo sticky. Io potrei arrivare entro 9 da te con delle unità che hanno o delle pistole lanciafiamme o una carica di demolizione a 6 pollici. Quindi direi che non ti serve nulla. Servono. Quindi direi... che basta così per il momento. Va bene? Sì, poi sì, benissimo. Quindi rapid ingress? Io potrei decidere di fare rapid ingress, in effetti. Sì, no, me ne ero completamente dimenticato. Mi ero completamente dimenticato dell'esistenza della stratagemma. Prego. Potrei fare un rapid ingress, fammi fare un po' di conti. Prego. Chiedo scusa, mascotte, lei è un po' in mezzo. Strano. Che potrei fare un rapid ingress qua dietro. Hai potuto mettere ancora un'unità per fare investizioni. Mi sa che te ne potresti essere un po' dimenticato. No, non stavo valutando. Ah, stai valutando già di scartarla così. Sì, ci avevo già deciso però. Qua. Objective achieved. Ma sai che... Sì, spenderemo questo punto comando per il rapid ingress perché posso mettermi qua dentro. Prego. Sarò coperto dalla maggior parte del tuo fuoco, forse non da tutto, però dopo dei Terminator che sono già pronti per beccarsi tipo 4 Webber in faccia. Anche 8. Beh, ma puoi fare uno Overwatch? Sì. Questo sì. CP speso per il buff. Sono i 6? Sono i 6. Ok. Quindi cosa avanzata? Devo solo verificare di aver messo. Sono tu uniche di stare. No, c'è ho ancora uno stregone. Rimane singolo. Stregone singolo che può costringerti a far Battleshock. Sì. Dunque, sia... quanto hai di disciplina tu con le unità? Penso 7. Ma dipende se consideri i personaggi o meno. Se c'è personaggio usi la sua disciplina? Sì, nel senso che i primus hanno 6, che sono in quelli da 20. Ok.
quell'essenza al biofagus a 7, quindi gli aberrant hanno 7, okay. E di loro hanno 7, penso che abbiano tutti 7, tranne 6 i primus. Questi che cosa hanno? Autogun e base? Sì. Ok. Altre armi pesanti quando mi arrivano, no? No, le armi pesanti sono nelle mezzo. Che sicuramente, beh, in realtà sono dentro, potresti vedere fuori. Vedo questo buco qua e sparo a 24 pollici. E qua non dovresti ne vedermi perché c'è il muro. Io vedo questo buco qua praticamente, quindi sì. Devi stare dietro questa linea. Sì, 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 sono dietro la linea del muro e quindi sono a posto. Ok. Volendo puoi tirare carica di munizione, non puoi tirare perché devo essere più di 9, quindi sono sicuramente più di 6. Esattamente. Va bene. A posto? Sì. Caricato 5 per dopo e via. Assolutamente. Allora, noi inizieremo a sparare con cosa? Inizieremo spendendo un CP. Sì. E tirando una granata da qua sul rhino. Tutto tuo. 1, 2, 3, 4 mortali. Rimango a 6. Poi, con 0 CP. Sì. Perché è gratis. Tireremo sì. Una granata sul Motherfiend. Motherfiend. Tutto tuo. Esplosivi ovunque. Ah, beh, sì. Il sogno di Andrea. No. Altre 3. 3 mortali. Quindi rimane a 5. Come sospetto che non balzerà. Poi, questa unità sparerà 5 pistole di lanciafiamme qua. Brusile. Una carica da demolizione sul rhino. Va bene. E 3 cariche da demolizione sul Elbrut. Va bene. Quindi tu puoi prendere bonus per colpire in qualche modo da qua. Io rerollo gli 1 e basta. Hai sustain perché sei arrivato dalle riserve. Sì, ignoro la cover. Ignori la cover perché sei arrivato dalle riserve. Io ti dico che ci spenderò sopra lui il mio ultimo punto comando per dargli comunque stealth. Soggetto rhino, perdono. Ok. Quindi Luke tira sul rhino. Sì. Con un di 6 più 3, 1, 4, giustamente quello era un 6, è venuto fuori, quindi colpirà al 6, sì, però è sostenuto, quindi è sostenuto, e ne messo, vabbè, ripete gli 1, se avessi messo dentro 2, il terzo 6 sarebbe 4. Stato molto triste, porta 12, al 3, 4, almeno 2, e quindi al 5, guarda che bel CP, 2 danni a testa, 8 danni, esplode? No. Allora, l'unità di Chain Cannon. Però devo sbarcarli prima. Però, qua. Intanto io continuo con sì, il sì. Resto. Sì, questi erano tutti. Sì, sì, avevo messi giù. Okay. 3 granate sul vai. Di lui. Sono 5, 8, più 3, 6, 9, 17. 3. Potrebbero abbassare di 3 più 3 9 12 15 e 2 17 questa volta è il 5 però gli 1 sono binati scusa effettivamente sono sopra il coso non ci ho fatto caso no 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 sono io che mi ero messo male tac, tac, tac. Un sustained ok penso sempre al 3 Sull'Elbrut? Sì. Sì. 2. Lui armatura 2 di base, salvo 4. 4 ferite. Ne ha ancora 4. puoi usare quello del ragno? Sì, volevo prendere un... Ah, già. Effettivamente. 5 pistole lanciafiamme sui cultisti. Brusili. Sono 8, 10, 15. Tiro fuori anche questi. 5... 5, 2, 4, 5 che ferisco il 4 quindi sono 2, 4, 5 6 VP 0 quindi al 6 VP 0, VP 6 ok 5 detto sì al 6 ehi andiamo 1, 2, 3.
Lady Say Bombe del Saboteur sul... Dammi solo un secondo, devo fare gli altri 5, esatto, sì. Per gli Avok. Penso che il sergente prenda una ferita. Ok. Ho questo sotto mano. Anzi. Vediamo questo. Non entro 12, non c'è nient'altro. No. Quindi, quali sono i Sun Cannon? Sono questi qua dietro. E quindi ti vedo... Ok. I 4 qua... Seismic sui Sun Cannon. 6 al 12. Non riuscirò a capire facilmente, quindi cerchiamo di capire se sei entro 12. Così. E scusami un secondo. Così. Non c'erano state... Tira fuori quella. Questo cos'è? Una stecca da 12 pollici di misura. Prego. Un po' di più in realtà. Sei al pelo entro 12. Sei al pelo fuori entro 12. Okay. Da 12. Basta dire fuori. Sì, sì, sì. Sei proprio fuori. Quindi, 4 colpi a testa. E 4 Weber sul Maulerfin. Assolutamente. E non dovrebbero arrivarci autogun perché li ho messi dietro. Forse. Forse uno. Uno e due. Quindi, 2 autogun al 4. Sì. Tutto binato. Perché c'è il primus? C'è il primus. Un sustained. Al 6? Sì. Niente. 4 Weber. 4 Weber. 4 di 6 colpi automatici. Sono 12, 14, 15. Ce l'abbiamo qui 15 oggi. 3, 5. 3, 5. Al 6. Una mortale. Una mortale. Cioè una devastante. Una volta era lo stesso, adesso non più. Mi è stato fatto notare dalla coregia che non hai fatto gli hazardous per le bombe. No, devo fare tutto dopo. Faccio tutto alla fine, però forse hai ragione tu. 4. Un morto. Muore. Muoio. Stupido. Chissà qual è il morto. E... I 4 seismic sui Chain Cannon. 1, 2, 3 e 4 capisci al 5 binato, una volta binato adesso è 105 ripetibile, c'è cioè un sustain. Due colpi su una, continua così. Vabbè, adesso ne abbiamo messi, abbiamo recuperato. Quindi sono 4 sustain, questi vanno al 3, questo 6. Sì. Tac, 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 2, 4, 6, 7, meno 1, finita la cover. Mm-hmm. Al 4. Mm-hmm. Ma, considerando che ho fatto 2 salvezze per tutto il turno, per il momento, sono a posto. Comunque, sì. Primo, 2 danni. Morto. Secondo. Morto. Terzo. Una ferita. Morto. Sì. Una ferita. 3 morti, una ferita. Scusa, non erano 5, sì. 3 morti e una ferita. 1, 2, 3. E una ferita. Grazie. So se vuoi mettere questi o... Sì, così non... Alziamo lo standard. Figurati. Di 6 colpi sul Maulerfing. Sì. Più 3. 6 colpi. Questo è la bomba. Scheda. Ok. Demolition. Al 2. Sono 5. Al 3? Sì. 4. Al 5? Sì. Giusto, giusto. Vedi se esplode. No. No. Perché fare le salvezze? Casa mia, sempre un opzionale. C'è ancora. Poi hai i suoi di 6 colpi. Sì, devo dirlo prima. Andava tutto su Malfi. Hai di 6 colpi in diretta. Sì, sì. Se vuoi farli su Terminator, vai. No, li avrei fatti qua. Ok, e... così si faceva una ferita. Cioè, falli modello. Per quanto mi riguarda. Di 6 più 3 4 al 3 blast, al 4 e il 3 meno 1. Ah, vero, metto. Perché fa il 3 non al 2 di base. E 2 forza 5 al 4. No, risolto brillantemente il problema. Sparato. Mm-hmm. Rimangono quelli là. Sì. Che vediamo cosa vedono. Dovresti riuscire a vedere soltanto gli Avok con Requiem. Perché?
Perché quelli col Chen Ken non li ho rimossi da là. Vedi anche lui volendo. Vedo anche lui volendo. Avok con Bolter, te li vedo con tutti e quattro. Mi restituisci il generatore? Dovrebbe andare qua perché Sì, continua. scusa. Grazie. Sono fuori dai 12 perché mi hanno messo a filo. Quindi, stessa cosa ma senza il sustainer perché eravamo già schierati. Uno, due. A due dove ne sono in corto? Perché mi corta sul Rhino e l'Avoco ho dovuto metterlo davanti perché dietro non ci Sì, stava. mi Sì. Per sembrava due colpi in più a testa. Così. due modelli, sì. Hai 5 perché conto le mosse. Non c'entrano i sustainer, però comunque è tutto binato. Perché c'è un primus dentro. Dopo si lamentano che Chaos spara tanto. Beh, loro sparano tanto, però colpiscono al 5. Chaos non spara al 5. Ma spara la metà dei colpi. Non si intasca con quei colpi che colpisce al 4, non al 3. Al Non 3? al Ehi! Però qua hanno, questi hanno cover. 3. Ok. Quanti Ho sono? 3, 6, 8. 8. Vediamo quanto riusciamo a salvare. Ok. Muore il Muore sergente che è quello. ferito. E ci siamo rimessi in media, dai. Sì, decisamente sì. Benissimo. Si fa per dire. Io potrei provare degli assalti. Potresti provare degli assalti? Che assalti vuoi provare? Allora, questi sono entro 12, questi sono a meno di 12. Quindi posso provare ad assaltare con questi qua, Sì. con questi qua. E basta, direi. A naso. Ah, beh, con lei potrei provare ad assaltare. Di 9. Utilissimo. Allora, proveremo ad assaltare con questi 20 i Terminator. 9 pollici. Sì, Ah, ti hai messo la giusta 9? Ok, direi di no. 20. E con quelli penso mi serva un 12. Penso fosse un 10. Comunque non Comunque non è un male. 8. Lei non farà niente, gli altri non faranno niente. Va bene. Benissimo. Quelli non possono saltare per ovvi motivi. Chiaro. Altri. Ah, sì, scusate. Lei aveva in realtà anche un Hazardous. A Ci posto. butta tutti alla fine proprio perché sono molteplici. Behind enemy lines, direi che lo faccio. Con un'unità sola, quindi Sì. ridotto. 3 3 perché un extra VP, Perché quindi hai 2 più è 1, comunque 3. esatto. E Investigate Signal lo scarto e vado a 2 CP. Mi dica, messia. Quindi, turno tuo. Un CP a testa, io vado a 3, tu vai a 1. Esatto. Ah, perché hai appena scartato un pezzo, sì. Ok, fase di comando. Io devo fare un po' di test. Batto shock per i... Ah, gli Yavok Avok con con il Chai 5. Cannon. 5, fallito. Bene, così. Batto l'Elbrut è a metà ferite, quindi non deve. E in realtà tutto quello che è stato colpito è stato anche rimosso. A posto. Primaria non fai. Primaria non faccio. Antipatico. Abbastanza. Tra virgolette, cioè tra parentesi. E quindi dobbiamo fare cose. Comando è solo Smith. Sì, giusto, il Warp Smith che a questo punto darà il suo bonus al Venom Crawler perché sono entro 3. I Vindicator abbiamo detto che questo turno non potranno fare molto, perciò In teoria non dovrebbero riuscire a vedere niente. penso Forse potrei vedere questi quello. qua dentro. Ah sì, questi qua, sì, sicuramente. No, questi sicuramente. Poi Sì, dipende se immagino, arrivi entro non... 12 o meno. Ti faccio spendere un punto comando, ben No, venga. sì. Allora, quindi faremo questa. La sua abilità la puoi fare anche su quello che non vedi? Ok. Unità entro 12, con te lo controllo comunque perché è sempre meglio fare un controllo, Sì, grazie. ma finisce entro 12 da questo modello, può usare solo Deathless Mind, Va bene. Possiamo solo fare modello può usarlo per nello stesso battle round, ma sì. fase di movimento. Vediamo questi. Un attimo che qua c'è una cosa, allora quindi. Quindi io posso far saltare
Il Lord è quello davanti? Stregone, ma sì. Sì, stregone è quello davanti. Allora, la mina salterà sicuramente. Va bene, al 2 più. Al 2 più. 5. Sì. Di 3 più 3, di 3 più 3 mortali. 5. Quindi uno muore e uno rimane a 1. Benissimo. Dopodiché useremo un punto comando. Ti faremo fuoco di reazione con quell'unità. Tira. Quindi, dovresti essere a 12, penso, con almeno da almeno un paio di sismici. Sono. Tu hai sostenuti ancora per tutta questa fase? No, finisce alla fine del mio turno. Ok. Quindi se colpisce basta. Sono entro 12 da due sismici. Ok. 1, 2, 3. Aspetta, tu hai uno ferito, uno con una ferita. Uno con una ferita, sì. Inizieremo e, prima con... Io, ti ricordo che le devastanti vanno risolte per ultime. Sì, ma farò prima con tutti gli autogun. Ci sta. Quindi, allora, questi quattro sono i Weber, questa sì. È una pistola, ok. Quanti autogun abbiamo entro 12? 1, 2, non contare più vicino. Il personaggio. Sono 1, 2, 3, no scusa questo in caso, 1, 2. 2, ok, quindi 2, 3, c'è quello anche quello dietro. Quindi 1, 2 e 3. Fai anche 4. Fai anche 4. Gli altri sono tutti fuori, okay, giuro. Ok, quindi abbiamo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, su 20, quindi ancora 7. Sparano 24, quindi questi sono al 20 in totale. Sì, sì, sì. Personaggi. Non so perché, continuo a sbagliare di contare. A posto. Allora, questi vanno al 6. Sì. Neanche uno, tutto binato. Oddio, sto Primus. Questi Primus. Continua ad andare a zero. Continua ad andare a zero, benissimo. Perché adesso li metti tutti sui sismici, vedrai. Speriamo. Io no, onestamente. Sì, invece. 1, 2, 3 e 4. Al 6. 3, 4, 5. Ti ho detto che li metti tutti qua. Mettiamo ancora un paio, ok, 2, 4, 6, 8, su tanti, perché ha tirato 6, 12, 16, su 20, su 21, su 20, non puoi essere disperso, 6, 6, 4, 4, i sismici parlo. Sì, ma dopo, contando anche il reale che hai fatto, sì, ok, a parte che hai fatto al un po' di tiri in 3, suppongo, forza sì. 6, forza 6 su resistenza 5. 5. 5. Comincerò a salvare da quelli dietro il muro, quindi salverò il 2. Sì. Ok. Ok. No, perché c'è quello ferito e dopo bisogna tirare da di danni singoli. Tutti separati, quindi sono a posto. Vai con i Weber. Un automatico. Sì. Pochi. 2, 4, 8, 11. 6. 8, 11. Vediamo se riusciamo a numero. Qualcosa? Sì, tre mortali. Quindi, devastanti. Quindi uno muore e uno resta una ferita. Qualcosina. Qualcosa si riesce a fare. Tra una cosa e l'altra, due Terminator ci siamo portati a casa. Schifo non fa. Schifo non fa. Ok. Hai finito? Posso giocare? Posso fare il mio turno? Allora, il metro l'ho messo qua. Quelli hanno fatto il loro, quindi adesso tu non puoi fare né Overwatch né niente né cose strane. Cose strane forse sì, ma non Overwatch. È ancora sì. Allora. Speravamo un pochino meglio, ma... Si può prendere. Vabbè, sperando. Muore sperando. Fammi vedere un attimo quando devo fare una cosa. E questo. Posso farlo anche dopo. Ok. Vuoi sapere una cosa buffa che ho appena imparato? Vai. La velocità è naturale, la posso far... La puoi dichiarare quando vuoi? Esatto. Durante la fase di movimento, non quando il modello si muove. Perfetto. Quindi adesso posso... Ah, nel senso... posso tirare l'avanzata dell'Elbrut se è abbastanza lunga e lo tiro, altrimenti...
Pace, ma... pace Stiamo muovendo. Dice prima di muovere. No, no, no. Quando durante la tua fase di movimento. Fine. Allora sì. Bersaglio, un'unità eretica Stardust della tua armata. Effetto, fino alla fine del turno, la tua unità può Sì, no, no, se slanesh fino il alla fine quando è in del turno. No, un il momento quarto qualsiasi, sì, fase di movimento. assolutamente sì. Vediamo l'Elbrut Sì, allora sì. cosa Non avanza. ha un'unità che non è stata scelta per muoversi, o Esatto. quando scegli un'unità per muoversi. No, Esatto. sì. Nel Nel tuo brutto fa... avanza. Elbrut avanza. 3. Sai che non me ne faccio assolutamente niente. Sono una carica di 10, quindi andrà a mettersi qua. E tanti saluti. Dunque, dobbiamo fare un po' di dacca a questo turno. Perché se non facciamo dacca a questo turno, non faremo dacca più. O almeno così mi insegnano. No, no, non ci arrivo neanche No, sto volendo. immaginando altre cose. Un 7 qua. Allora, Yavok. Sì, restano sotto, ma Questi sono i Voltron. questi sono gli Evivoltar. Heavy Là non potrei Voltron. mettermi, che in realtà no, dovrò fare una cosa diversa. Uno partiva da sopra e uno partiva da qua. Devo fare questo che era sotto, lo mettiamo qua. Questo si mette qua. Si metterà scatola. Giusto per impedirmi di fare le cose buffe con il Rhino. Dovremmo avanzare. E soltanto quei due fuori. E poi ci sono quelle. Avanzo di qua, le cose più semplici. Avanzerò con questi cultisti. Di 5. Ah, sì, non so se me l'avevi chiesto, io ho C2 con tutto, tranne gli Aberrant, sostanzialmente i personaggi. Non sarà. Tutto il resto essendo Battleline, ho C2. Allora, per certi versi sì, per certi versi no, perché tanto tu hai sempre 20.000 modelli più di me, quindi anche se avessi C0,25 avresti comunque più controllo obiettivo su qualunque obiettivo. Abbiamo detto che lo vogliamo mettere qua. Di poter pensare con lui. Lui abbiamo detto che ha il più Lui è andato più 1. avanti possibile, eh? Sì. Allora, io voglio fare un po' di chomp chomp. Tu hai già fatto il tuo movimento buffo, il tuo Overwatch, quindi noi faremo. Sicuramente ho fatto tre morti, non penso che te ne facevo di più adesso. Non so mai. Non si sa mai. Così, perché tanto non riesco a impedirti l'arrivo a 3 di nuovo lì. Però effettivamente un modellino almeno sull'obiettivo ce lo dobbiamo mettere perché così possiamo dire che è nostro. Almeno fino a quando non muoiono. Mi sono un pollice da te. È così. Cosa vogliamo fare? Devo prendere terreno perché altrimenti prendo schiaffi. E anche tanti. Però se avanzo non posso fare il coso. Un po' schifo. Fa abbastanza schifo. Non sbarco con i legionari. Lo muovo qua. Abbiamo due lanciamissili di cose che possono fare. Un crawler può portarsi qua. Lui.
Lui avanzerà. 4, 4, fa così. Può arrivare qua. Dopo quanto vuoi scommettere, arriva tipo un dietro le nemiche. Già fatto. Vero? Già fatto. Quindi. Però può arrivarti un deploy teleportato. Sì. Che puoi fare a quel punto per punti pieni. Ma non sparare. Punti se punti. Oppure capture il mio outpost. Ma quello spero di riuscire a metterci un Venom Crawler sopra e dire almeno questa fase no. Ok. No, questa avanzata non può fare niente. Quelli non possono fare niente. Sì, tocca addirittura usare gli Avok per fare deploy. Se non ci arrivo con Rhino. Il Rhino 6, direi di no. Vabbè. Allora cominceremo. Mosso tutto? Mosso, mosso. Quello non mi interessa muoverlo perché. Anzi, sai cosa? Tanto non posso muoverlo. Boh, un pochino sì. Sto portando leggermente più avanti, tanto per dire. Effort. Quello resta a coprirsi le chiappe. Tanto se arrivi entro 3, il non operativo ci saluta. Ok. Io penso di potermi ritenere soddisfatto della cosa. Passiamo alla fase di tiro. Rapid ingress. Sì. Mi spendo un CP per il rapid ingress. Metterò 10 bombaroli da qualche parte. Allora, tutto tuo. E vediamo un po' di cose. Questo è qua. Quindi potremmo stare qua, sostanzialmente. Che vuol dire poi muovere di 6. Levare dentro, ignorarti la cover, salvi il 4 e poi riuscire anche a saltare forse questi cosi qua. E sicuramente non mi ci puoi sparare. In questo momento no. L'alternativa è 9 pollici qua, invece sì, sei in piedi, la linea di tiro. Mm-hmm. Oppure il DMB per sicurezza, che era questo che misuravo, se tu fai 6 pollici arrivi qua, 6 pollici arrivi qua, quindi un IP qua, che vorrebbe dire essere a una carica tipo di 11 o 12, mettendo un solo modello qua, però se tu hai una carica poi dritto per dritto fai 5 e 7. Non ho usato lo stratagemma, quindi non può farla lui. Ah no, ok. Non lo puoi usare anche nella fase di assalto? No, fase di movimento. Ah ok, quindi lui non assalta. Non avendo dichiarato la stratagemma, no. Ok, e quindi questa è una cosa positiva. Basterebbe mettersi a 9 qua. E finisce così. E questo sarebbe il piano B per avere sicuramente questo obiettivo. A meno che non arrivi in carica con dei Terminator. Sì, ma se sono più di 12 dei tuoi Terminator, loro non possono dichiararlo come carica. No, però posso caricare il tuo personaggio dopo arrivare sull'obiettivo. Sì, sei più uccidi me. Questo è vero. E loro hanno C 1, 2, 3, 4, suppongo. Potrebbe essere. Mi servirebbero tre modelli sull'obiettivo. Ma il personaggio che mi. Sempre se. Sempre uno. Sempre se poi arrivano con una carica al 12 e tutte cose, ovviamente. E essendoci lo stregone, può ripetere la carica. Puoi ripetere la carica? Sì. Di base? Sì. Però ti do una scelta. Allora, quindi l'alternativa è provare a sparare un Vindicator per aiutare tutto quello che vogliamo far di là. O metterci di qua e avrò il piano B, ci metteremo di qua. Va bene. In maniera che non ci spari con cose buffe, ma non penso, perché lui ha avanzato e altre cose che mi possono vedere. Là dietro i Terminator che sono combi bolt, combi weapon. Combi armi, sì. Quindi tre colpi più lo stregone. Sì. Adesso, vediamo. 9 da te. Significa. Molto più comoda. Ora. 9 da te, significa arrivare così. Tac. Questa è una carica di piedi 12. Benissimo. Quindi, toccare con 3 modelli. 2, 4, 6. Ed è più uccidito tutto quello che vogliamo. E mettere gli altri. Stai misurando cosa il Venom Crawler? Ti sto dando la linea di vista così sai dove non metterti. Il Venom Crawler. Esatto. Per sparare. Lui ha 36 di gittata, quindi. L'ira di Dio. Lui ha il più 1. Lui ha il più 1 in questo momento. Ok. Quindi posso arrivare fino a qua. Così.
a 36, così qua ovviamente non mi vedi. Oh, cose furbe però, metteremo sull'obiettivo 3 bombaroli, così, siete più avanti un po'. Tu puoi in qualche modo disingaggiare e sparare? No. Ok. Qui siamo a più di 12 del tuo terminetto, quindi non è una carica dichiarabile. Tu non puoi caricare e non dovresti vedermi con niente. No. Ok. Sei salvo. Bene. Ok. Continueranno a vincere mai contro di te. Abbastanza fastidio. Siamo al secondo turno. E io ho finito il mio rapid ingress. Quindi posso passare alla fase di tiro? Sì. Posso fare il mio turno? Che continuo a interrompere in maniera fastidiosa. Oh, senti. Allora. Riposizioniamo tutto. Io userei i chest block in questi casi. No, no, non importa. Allora, Havoc devono fare deploy teleport armor. Anzi, aspetta. Io sì, devo dichiararlo perché mi sono dimenticato di fare quella... Mi sono dimenticato di fare l'altro stregone. Dartelo in culo. Non so esattamente dove, ma mettilo. Deploy teleport armor. Pensavo che avevi indicato là, ok. No, perché bastava metterlo nella fase, nella zona di nella terra là. Sì, 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 nella mia deploy, quindi così. Ok. Posso... Tanto io avevo già fatto l'Overwatch. Lo puoi mettere anche a 9, puoi metterlo dove vuoi. Però, cioè, se vuoi sì, ma il fatto è che se lo metto qua... Ti fai metterlo più nascosto possibile. Faccio punto. Deploy e non mi becco la valangata di colpi che mi arriverà dopo. Che, sì, la mia zona di schieramento era così. Lo puoi mettere più sotto volendo, questo che dico. No, no, ma comunque mi interessa che dopo faccia qualcosa, okay. Non in questo momento. No, no, va bene così. Allora, no, no, schieramento ero abbastanza sicuro di avercelo lì, quello non è un problema. Passiamo alla fase di tiro sul serio. Quindi, quello può farsi il suo deploy teleportomer per 4 punti. Altre cose buffe. Partiamo da qua. Il Rhino fa le armette piccole sugli ibridi, i due lanciamissili da dentro, tira su l'unità di fanteria là dietro. Là dietro, ok. Sì. Per il momento va bene. Quindi, armette piccole, sono 4 colpi di combi bolter, sì. Piatto scuri per i sostenuti ovviamente, quindi le metto dentro 6, tanto per cominciare. Ferisco al 4. Hai 5 ferite, vabbè, senza motivo. Scusa. Su di loro. Su di loro e... AP 0. Allora, 3 da salvare al 5, per cui 3 fuori. Sì. Ok, 2 giù. E altre... Ancora una, salva. Erano 5, no? Sì. Muoiono i 3 fuori. Quindi i 3 fuori sono andati. A questo... punto, i due lanciamissili frag ovviamente sull'unità lì. Prego, 22. 2 di 6 più 8 quindi. Ok. 6. 12, 16, 20. Questi colpiscono al 4 perché abilità balistica dei legionari e al 5 genero. Perfetto. Ok. Già così questa schiera di 6-5, di 6-5-6, scusa, questo in bilico, ok, via 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 via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 critici, 6, 7, 8, quindi ho colpito solo 18 volte. Prego. Resistenza? 3. Ferisco 3. Prego. E qua abbiamo fatto un po' peggio, ma giustamente direi. Sono 4 o 7 ferite, VP 0. Quindi. C'è in copertura. Con tutti i veicoli. Sì, non perché solo... non li vedi con tutto il veicolo. Sì, solo un modello tua... del... della cosa. Alla puntina della cosa, però, diciamo, allora, quello si salva al 5. No, muore, benissimo. Okay. Poi tutto il resto è al 4, quindi è molto semplice. Quindi ne perdo 2. Ancora, ti ho fatto 7 ferite e ho fatto 6 salvette. Ancora uno. Ne ho fatti 5. Ah, ok, perdono. Vabbè. Quindi lui ha fatto patti scuri, fallitissimo. Prendo 2 mortali. Quindi rimane a 8 ferite. Ho fatto tipo 3 sul testo.
Che invece cambierà col prossimo codex, perché invece di avere i crit, perché fallito il... prima. Devo farlo prima, prendo le ferite prima, e se fallisco il test io non prendo il bonus. Non prendi al... il bonus, invece così prendi comunque se mai ti fai danni. Esatto. Ma ci sta, evidentemente hanno pensato che era troppo forte. Probabile. È un piccolo nerd. Poi, e quindi là, ho... due tramazzate? Sì. Giusto quello per non farti vedere più? Sì. Ah, scusa, no, fino appena al 5 in quell'unità, se dico un word. Tra l'altro. Giusto per non farmi vedere più. Si sono offesi. In realtà... Che devo farlo comunque. Sì, sì, qualcosina devi... Ti riesco comunque a vedere, ne vedo giusto due con i due Avok, perché... Stanno facendo deploy. Lui. Ah, fa deploy. Ah, sì, scusa, quindi no. Loro non ha senso sì, che sì, lo facciano. Sì, 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 sì. Hai ragione anche tu. Allora, prima che mi dimentichi, vedi lui... con due AO. Sì, 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 assolutamente. Il sergente è morto. È quello morto. Il sergente è quello morto. Lui attiverà la sua prova ad attivare la sua abilità al 2 su di loro per dare un meno 1 AP addizionale. Mm-hmm. A tutto quanto. Quindi praticamente prova a negarti. Ti nega la copertura, sostanzialmente. Quindi, facciamo un po' di cose interessanti. Cominceremo con un Vindicator lì. Ah, se non sbaglio ti ho detto che era entro 12. Sì, così hai misurato prima. Così ho misurato prima e così ho misurato anche adesso. Hai due modelli dentro. Quindi è di 6 più 7. 11. Patti scuri per i sostenuti. Uh-huh. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allora, sono che penso. Lui entro... Perché comunque posso darmi stealth, no? Lui non ha il più 1, colpirebbe il 4. Colpirebbe il 4 senza cosa. E... Scusa? Sì, anche le letali per Deadwood. E anche qui avevi le letali, forse no? Forse sì. Sì, sono appena sì. Dentro, ma onestamente me ne sono dimenticato. Dove avevi fatto un sacco di 6. Sì, sarebbe avrebbe cambiato qualcosa perché ho darmi stealth. Fallito un sacco di cose. Comunque mi sparerei... Allora, tu da sparare... Questo ha sparato. Questo ha sparato. Hai lui... Questo è il brut qua. Ha avanzato? Ha avanzato, quindi a sparare questo e questi. Sì, e anche loro che però... Non... Sì, sì, loro non vedono soltanto qua, ma non ci spareranno, probabilmente. In realtà è da spararmi questo e questo. Sostanzialmente sì. E i Terminator, quel poco che sparano. Vai. Ok. Quindi questi sono i colpi del... Non ti dai stealth alla fine? No. Allora, un critico. Un colpo a segno, due colpi a segno. Un letale? Sì. E genera un colpo. Quindi sono altre tre armature da fare. Sì. Cioè tre una tiri... più due, tre in totale. Sì. Che sono automaticamente morti. Penso di sì, perché vado VP 3 anche con la tua 5, copertura. L'hanno no fino pain. E tre rimossi. Ok. Quindi, Havoc. Mm-hmm. Tiro tutto su quell'unità là. Vai. Sono 12 colpi di recon pesante. 5, 6. Ah, devo fare la disciplina per sì, Vindicator. Superata. Uh-huh. 12 colpi di recon pesante. Questi sono fuori invece 4, dal 5, 6, 7, 8, da 9, 10, 11, 12. Però comunque sostenuti al 5, perché faccio il posto scuro. Sì, non hai letali. Non ho letali. Al 4, penso. Loro ignorano i malus al tiro per colpire. 3. Quindi sono un critico e altri 3 colpi. 5, 5 dentro. Uno già non ha ferito automaticamente. No, al 3. 3. Ok, meno sono 5 ferite, VP meno 2. 2, che vuol dire 6 niente, non ho cover, quindi sono 5 morti. Non è che ti ignoro cover. Mi hai una P in più, quindi hai sì. AP meno vado 3. Vado da P1 a P2, quindi salvi a 6. No, 5, 6, niente, io ho avuto 5. Ah, però ho la cover, però tu hai anche la cover. In 4, quindi sì. 5 e 6. Poi no. Dai, non lo ritiriamo. 5 morti. Disciplina, okay. Fallita, uno mortale. 5 morti. Allora, avevo capito, sì, ti ignoro la cover, sì, però devo contarla. Sì, sostanzialmente vado a compensare la copertura. Allora, tu me ne hai uccisi qua. Devo sparare. Totale dovrebbe essere 8. Questi più questi. Sì, ne do togliere ancora uno. 4 mi servono, gli altri non mi servono, potrei togliere ancora questo. Però non vede. Ecco.
Ecco, ho tolto tutto io. Ok. Lui sta facendo l'azione, quindi non spara. Lui è avanzato, non spara. Quei due non faranno assolutamente niente. A questo punto vediamo il Venom Crawler cosa combina. Tira ovviamente tutto qua. Patti oscuri per i sostenuti lo stesso, perché resistenza? Vado per i dettagli, così faccio il 5. 12 colpi intanto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Colpisco al 2, il 5 sono ferite automatiche. 1, 2, 3, 4, 5 ferite, 1 manca, ti ferisco 3. Ma è questo 6? Sì. Ora R3. Quello è R4 mi pare. Controlla. Fa differenza di 1, quindi controlla. Non così tanto. R4. Ah. Non così tanto. Armatura? È sempre 5, quindi 4. Meno 1 copertura. Quindi al 5, continuamente. 4, 9. 4. 8. E 1, 9 al 5, abbiamo detto? Sì. E salvo... 7 morti? Su... 6. Yay! Fa level up! Siamo nel secondo turno, è una battle line. Superato intanto il test e di disciplina. Quindi andrebbe al 5, andrebbe al 4, va al 3. Vai, altro turno. Ehi, vai in riserva. Al 3 metto un blip. Quindi questi signori sono in riserva. E mettiamo un blip in giro per il mondo. Un'unità è ancora in salvare, un'unità. Prendiamo un simpatico gestire che compare dai buchi. E cosa facciamo? Potremmo anche giocarlo aggressivo perché abbiamo ancora l'Icon Ward che non mi togli facilmente. Quindi se io lo metto qua qualcosa comunque dovrebbe tornare indietro. Sì. Ma 12 pollici. Molto facile, basta allungare un'unità probabilmente, quindi non è che serve molto. Quindi forse io preferisco avere l'unità sicuramente. Allora. Non mai. 9 o 12, deve arrivare da me. Per togliere il blip? Sì. 9. Mi sembrava 9, ma... 9, 9. Sicuro, sicuro? Sì. Sicuro, sicuro. Mi fiderò di te, poi controllerò. Come Eh? Come sì, di solito sì, però... Non fido mai. Allora, qui potrebbe stare, andiamo lì con un guarda per l'appunto, l'alternativa è tutto dall'altra parte. Ah, i Terminator devono ancora sparare cosa. E posso eventualmente provare una carica da qualche parte. Sì, e quindi arriversi già lì. Però se io ti faccio vedere qua... qua e poi... E poi si vedrà. Oh, loro hanno base, solo un attimo che penso, loro hanno basette da 32, sì. Sì. Bene. Tutti morti, morti, morti. Soddisfatto? Sì. Molto bene. Allora, passiamo a sparare con i Terminator che tirano, continuano a tirare su quelle unità di Neofiti. Vai. Vedo con un Terminator e lo stregone. Lo stregone surriscalderà, sovraccaricherà il suo potere. Quindi fa D6. 6. Ovviamente patti oscuri per i sostenuti. 3. 6 colpi di potere. Colpisce al 3. E al 5 genera. Colpisce con tutto più 2. Hai fatto lui per il Venom Crawler? Si è preso ferite? Sì. No, ha fatto 9. Sulla disciplina. E cos'è la... E level up. Ah, scusa. A fine fase, siccome ho distrutto un'unità, divento più forte. Ok. Questi sono i tiri per ferire. Io ho forza 6, quindi ferisco al 2. E ho VP 3 in questo momento. Quindi sono questi morti. Quindi sono anche devastanti perché hai fatto... Questi sono anche devastanti. Che non cambia niente, ok. No. Quanti? 1, 2, 3, 7.
7. Dopodiché devo ancora sparare 3 colpi di combi, arma. Boh, sparami tutto e poi... Questo va al 4. Ne entrano 2, di cui uno... Perché uno genera. Ah, tra le varie cose, invece, un corno. Io son Terminator, quindi quando fanno foto scuro ripetono per colpire. Quindi va 2 colpi di combi arma in più. Quindi sono 4 al 3, al 4 sono devastanti. 2 devastanti e basta. 9 ti pare? Sì. In realtà, tra le varie cose, va mancato un attacco del potere. Prego. Che andava ritirato. Diventa un colpito. Ce la posso fare? Ok, e uno morto in più. 10. Sì. Fino a 12. Intanto faccio il mio patto scuro, fin tanto che scegli il coso. Sì. Superato al pelo, al 6. E l'azzardus. Azzardus per il potere, 6, quindi sono a posto. Molto bene. Cose. E loro hanno risolto. Il Vindicator ha risolto, gli Avok hanno risolto. Perché ho sparato con tutto. E non sono riuscito a far fuori un'unità. E neanche un personaggio. Personaggi ci pensiamo adesso. Un'unità, sì. Tusce. Torna. Torna, ma l'ho fatta fuori. Quindi, scusa un secondo, non hai fatto Rapid Ingress con quelli là in fondo? Con questi. Giusto. Il fatto quindi... che là in fondo io ne abbia tante di unità uguali è un altro discorso. Sempre troppe. Allora... A questo punto io penso di aver finito la mia fase di tiro, passiamo alle cariche. Prego. I Terminator caricano il tuo generale. C'è una carica di 7. Penso di no. Ma per fortuna c'è uno stregone che ci regala un tempo warp. Il media può farcela. Non ho visto. Minimamente. Ti dico solo che è fallito. Ok, 2 volte. Ho fatto... Carica il 6, io non riesco a metterle dentro, in nessuna maniera. Al 7, scusa. Io sono binata, cosa vuoi che sia? Scusa, non ci arriva quello più vicino? No, no. È misurato. È 7 virgole. No, è 7 virgole, sì. Ok. E questo, e così se ne va la mia partita. Beh. Sì. Prendevi un personaggio in più. Il fatto è che con una carica sufficientemente lunga, magari in un 7, sì, 9, no. Se era ancora di più, ucciso il coso, ti ingaggiavo questi, non potevi sparare, dopo su, mi colpisci, picchi, ok, però sono Terminator, questi fanno poco, relativamente, cioè, fanno molto meno in mischia che non in tiro, un altro, insomma, ma non sparano loro, sì, no, quindi vuol dire che dopo posso comunque portare qualcos'altro e pestarli prima che facciano danni, ma no. Sì. E così se ne va la mia partita, altre cariche. Pensavano a gratis col sustained, però col binaggio dell'1 e l'1 a ferire. Qualcosa secondo me anche potevano farti. Ma non me li ammazzavi tutti e no, 4? No, tutti no, sicuramente. Allora io... Aspetta un attimo, potrei fare una cosa molto stupida. Perché io ho ancora una cosa che posso fare. So. Carica di 8. Su? Sui neofiti. Sì. 9 perché devo passare oltre. No, sto guardando il... se... Sì, non riesci... Cioè, puoi non ingaggiare gli Aberrant e beccare sui Neofiti. Dai, proviamo sta carica del Vindicato sui Neofiti. Portiamoci in mezzo a tutto. Beh, un 6 lo vedo già, dai. Sì, ho capito, ma mi interessava più dall'altra parte. Per fortuna no. Per fortuna. Perché se fosse riuscita questa carica, che è completamente inutile, mi serve a niente e non quella che invece voglio, sì, mi sarei un pochino infastidito. Quanti punti comando ho? Dovrei avere 0? Io ne segno 1 in realtà. Ok, allora è probabile che ne abbia 1 e non abbia usato niente in questa fase. Mi sembra che non hai usato CP. No, no, è possibile. Controllo anch'io cosa ho segnato qua. È ho segnato possibile. 1, sì. Io ne ho 1 e sto valutando se usarlo. Tu hai finito? Altre fine cose. Del tuo turno? Lui allora. Non può caricare, questi non hanno bersagli, questi non hanno bersagli, questi men che meno, qua mi sono tolti tutti. Okay. Fine. Allora, tanto gli puoi segnare un deploy nella mia deploy. 5. Sì. E io sto pensando a spendere un CP per togliere un'unità e metterla in riserva, o due battle line. La scelta è unicamente tua. Allora, potrei togliere loro, rimetterli giù in maniera da ripoppare più modelli. E sfruttare il fatto
per rimetterli magari qua e quindi contestarti con quell'unità che è quasi morta invece di dover lanciare roba per un CP. Questo, va, questo finisce nella tua fase di tiro? Sì, sì, nella fase di... Dura tutto il turno? Ti dico subito. Fino all'inizio della mia prossima fase di movimento. Ah, quindi... Quindi rimane. Sì, quindi rimane per un po'. È persistente. Tu hai messo un modello là. Sì. Mi basterebbe un modello mio per andare in pari. Di più, io ce l'ho C1. Ah, scusa, pensavo Battleline verso 2. Magari. Quindi anche qua ne hai due, basta un mio modello. Sì. O C1. Ma penso che resteremo così e ti lanceremo qualcos'altro addosso. Perché spendere un CP solo per ripopare di tre modelli in più non so se ha senso. Loro ripopano tre comunque, di tre più tre se sono sull'obiettivo. Sull'obiettivo, siccome dovrebbe avvenire nello stesso momento. Tra l'altro, vediamo un attimo se avviene. No, perché se tu li mandi giù nella fase di movimento. Sì, e quando faccio il... Fase comando? No. Enforcement step. Quindi nel reinforcement sì, e siccome è turno tuo tu decidi in che esatto, ordine fare. Arrivano e poi ripoppano. Assolutamente. Però mi serve veramente questa cosa? Allora adesso io ne ho 10 che possono arrivare, 10 che hanno comunque ancora il sustained ignora cover, e mi servono quante cose da toglierti? 1 e 2. No, no, lasciamo così. Bene, fine turno tuo. Sì. Inizio turno mio. Vai. Un CP a testa. Yay! Io vado a 2. Al 4 più la genero un CP. No. No. Ci penso io, ci penso io. Tutto davanti. Eccolo. E... A te. Grazie. Facciamo... CP a testa. Quindi 2 a testa, di CP. Sì. Sì. Io a sto giro faccio 8 punti di primaria. No, 7. No, scusa. 7 sì? Punti di 5 più 2. Sì. Esco due carte sì. Che sono Area Denial okay. E Overwhelming Force. Quindi 1 e 2. Giusto quello che devi togliere. Area Denial è sempre sullo stesso? No, al centro. Devi arrivare entro 6 pollici dal centro, interamente entro 6 pollici dal centro e non deve esserci nulla di mio. Quindi quelli. Quelli devi togliermi gli Avok che sono l'unica cosa che entro 6 sì. Dal centro. Anzi no, mi pare che anche il Vindicator... Il Vindicator è giusto dentro con la palla. Beh, c'è la versione se no secondaria. Non devo essere entro 3 per far... Sì, per fare comunque punti. Quindi sì. Quelli sono entro 3 dal centro? Penso di sì, perché sono proprio accanto all'obiettivo. Però è l'Avok ferito, tra l'altro. È l'Avok ferito. Morto. Sì. Ok. Bene. Adesso ci pensiamo. Allora. Intanto, quelli ripoppano 3 modelli. Sì. Anzi, facciamo le cose semplici. Questi ripopperanno 2 modelli, perché 2 sono morti. Sì. E quelli 3 modelli. Cosa mettiamo? I Webber o i Seismic? I Seismic. Penso. Oh sì, e anche dei Battleshock come carte. Potrebbe essere un'idea. Prima i Battleshock, visto Battleshock, che quelli vengono fatti tra l'altro alla fine del movimento. Solo per loro. Sì. Fallito. Fallito. Sì, questi in realtà ripoppano dopo, sì. E loro sono battleshockati, sì, sì sono purtroppo. Butto un segnalino di battleshock, che non mi cambia assolutamente niente per le seconde. Eh no, a ragionare ti cambia, perché non devono essere battleshockati. Sì. Posso ucciderti, ma non posso farti... Excluding battleshock units. Excluding battleshock units. Quindi devi per forza, anzi, non ce la fai, punto. Posso fare una IP a 3. Puoi fare una IP a 3. Che non so se vale la pena. Però se fai le EP a 3 perdi praticamente la possibilità di ammazzare una delle due unità di... Sì, che sarà quella che ti fa fare più. Of course. Allora. Cerchiamo di togliere un po' di terminali. No, lasciali, sono così simpatici. Fare... Ah, sai che io non ho mai fatto il patti scuri per loro, mi pare? Sì, l'hai fatto e poi ti ho fatto fare anche l'Azardus separato. Per vero, vero, vero. Giusto. Vero, perché ho fatto 6 sia di Battleshock che di Azardus, vero. Quindi, fase di movimento. Allora, questi si muovono così, in maniera da stare sull'obiettivo. Mm-hmm.
fare così e poi riporteranno dei modelli che saranno entro 12 da te. Mm-hmm. E spareremo qualcosa. Lui la sua grande bomba l'ha già buttata, l'altra sua bomba l'ha buttata. Quindi non ha grandi cose. No, soltanto gli indiretti. Quindi loro possono muoversi di 6 così. Mm-hmm. Così. Io qua spenderò un Overwatch. Vai. Dal Venom Crawler, che è quello che spara più colpi. In questo momento ne spara 14. 9. 13. Non puoi fare Dark Pact, no? Sì. Sì. Posso fare Dark Pact non quando uso, per dire, Odio Eterno per togliermi. No, posso scegliere quando, ogni volta che scelgo unità per sparare o per combattere, posso fare Patti Oscuri. Quindi, ovviamente, sostenuti, perché le tali in questo momento non mi serve a nulla. Uh-huh. Al 6. 2. Sono 4 tiri per ferire al 3. Prego. 3. Meno 1. Quindi è giusto quei 3 modelli. 3 muoiono, 3 ripuffano. Perché è nel mio reinforcement step. Giustamente. Togli un CP e basta. E devo fare un test. E mi fa un test. Fallito. Che carini che siete. Allora, a me interessava avere... Le granate ci devono vedere nel tutto, ma non tutto, anzi forse non serve. Però 6 non ci arriviamo. No. Però ci arriviamo così. Una cosa così. Allora, ti vedo del brutto, sono tutto dentro. Ti vedo del brutto. Questo si mette così. A questo punto lanceremo qualcosina di coccoloso, tenero coccoloso. Tutto. Su ragazzi, teneri coccolosi. Carini coccolosi. Sì. Io li voglio teneri, non carini. Però i pinguini sono carini coccolosi. Allora non sono pinguini. Beh, dipende quale pinguino prendi. Quelli di Madagascar? No, il pinguino di Batman? Gobbi storti, brutti? Vedi che cominciamo ad arrivarci. A questo punto ci vuole un altro di quei sabotatori con la bombetta e il bastone. No? Non ha il cappello. No, c'è il pistolero, il cappello. No, anche il pinguino ha il cappello, ma lui ha il. Non ha il. La bombetta. No, il cappello a cilindro. La bombetta ce l'ha il linguista. Sì. Guarda a che punto di negazione della realtà sono arrivato. Riesco a fare con questo? No? E quindi fanno così. Webber. Oh, quindi devo ricupare solo 2. Mm-hmm. Quindi non mi servono particolari escamotage. Tu hai finito le riserve? Affermativo. Ho ancora soltanto 2 unità di legionari che devono sbarcare dai vari rhino. Non ti vedo. Questo sta qua. Mm-hmm. Voi siete battesciuccati. E per vederti lo stregone abbiamo detto che dovrei arrivare tipo qua. Quindi a sto punto questi si muoveranno qua.
che sembrano comunque fuori di 6 pollici. Vediamo cosa riescono a dire. Può fare. Mosso. Reinforcement step. Qui due seismic cannon. Sì. Qui tre più di tre. Di tre. Sei. Sei. Quindi tre, quattro seismic e due Weber. Tutte le fatiche che ho fatto per tirarti giù. Devono stare tutti in coesione, però con qualcosa che è già in coesione, quindi in realtà metteremo i Weber più avanti. Bene. Altri ripopamenti non ho da fare. Quindi questi che però hai già fatto. Sì, quelli che ho già fatto. Vanno e vengono. Con un CP possiamo fare un IP all'ingresso 3. Da 3 da te. Qui. Quindi quanto male mi vuole fare? Più possibile. Io vorrei di no. Se devo essere sincero, più possibile. Poi direi più o meno così. No, non così. Perché? Qui siamo tre. Qui siamo tre. Qui siamo sei. Sei. Ah sì, che è il mio cover quando arrivo giù, cavolo. Che cavolo ci metto, lega. Benissimo, IP a 3, CP l'ho tolto. Quindi tutto sei a tranne uno. L'unità che è imblippata. Che arriva nella mia fase di movimento. Che arriva alla fine della tua fase. Sì, alla fine del tuo reinforcement step. Allora, con l'ultimo CP, no? Sì. Questa unità tirerà una granata a questi AVOC. Vai. Farà 1, 2, 3. 3 mortali. Con 0 cipini. Poi una granata sui Terminator. Che bravo. 2. Quindi uno muore e uno resta 2. Non devo togliere prima gli artigli che non mi servono granché, ma pace. Quindi suppongo che adesso la ferita la metti l'artiglio. Sì, sì. Ok. E abbiamo fatto le nostre granate. Sì. Non ho più. No. Mi sento triste e solo in questo momento. Hai cariche da demolizione che contano come? Questi. Sì. Tireranno sulle brut, penso, perché non arrivano assolutamente a nient'altro. Non penso proprio. 12. Boh, qualche pistola. Lui non ha la pistola lanciata. E gli altri sono dietro il muro. Ok. Quindi 4 cariche da demolizione sulle brut. Sì, perché questo? Sì. 1, 2, 3, 4. Ah, perché sono... Ok, dalla mia prospettiva non si vedeva, perché c'è il secondo c'era... braccio. Il terzo, sì, il terzo qua. Allora. E vabbè, beh, quando non serve però, ragazzi. Miei... Quindi scusa, sono 34 cariche da demolizione su Nelbrook? Cos'è che senso da 4 cariche? Perché sono 4 di 6 più 12. Ha fatto... Sì, sì. 4, cioè, di 6 più 3 ciascuno. Quindi è 10, 12 più 12 fa 24 più 10, 34. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, quindi qua sono 24. L'unica consolazione è che almeno non ritira per colpire. Ritiro gli 1.
Io ho ancora il sostenere perché questi erano in rapid ingress. Sì, ce n'è ancora uno là. Allora, tac 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 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 per ora. E te ne mancano ancora 10 da tirare. 2, 4, 6, 8, 10, via gli altri, grazie. 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, no. Beh. Quindi ne aggiungiamo 3. Al 3. Al 3. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, in realtà, dai, non è andata malissimo neanche in realtà. Al 4. Uh-huh. Uno, due, tre, quattro, beh, in realtà io sono andato in media, però... Bene. Mm? Vabbè, quattro ferite di mazza, se ne è preso in 3-8. Poi... Altre cose. Questa unità piccola tira tutti i Terminator, suppongo. Terminator, quindi vai. I due Webber sparano 6 colpi al 6. Mm-hmm. Saranno due devastanti dopo. Toglimi dopo. Il... giusto. E penso che erano tutti in corta. Avevo misurato. Sì, sì, sono tutti in corta. Uno, vado. Due. Vado a misurare, ma penso proprio di sì. Affermativo. 3. 24. Ci ricordiamo poi sì, due devastanti. Questi però non hanno sustain altre cose. Questi non hanno niente perché erano già, già. Hanno però il binaggio completo. Vai. Quindi al 5. Aia. Grazie. Tac 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 tac. Via. Al 3. Mm-hmm. Se lo giro prima, 5, 4, 6. Ok, comincio da quello che è là in copertura. A 2. A posto. A posto. A posto. A posto. A posto. 6? 6. E quindi dopo prendere le due devastanti. Ce l'ho. Poi c'è un autogun in lunga. Minato. Va, 6, no, la pistola di Frisi è il 5, ma non è il 6. Forza 3, ah sì, pistola del Primus al 2, questo ha forza, non mi ricordo, penso di sì, 5. Penso di sì, sì. Questa è un pochino più forte. Usa il command bunker, te prego. È sul command bunker, no. Era anti-infantry 2 più, scusa. Vabbè. A Pizzaro, no? A Pizzaro, quindi una salvezza di 3 danni. Di 3 danni. Una salvezza al 2, a posto. A posto. Due devastanti. Muore il figlio. No. Molto gentile. Lui avrebbe da ridire, però. Poi, i seismic qua in lunga. Ok. Sono 4. 1. 2. 3. E 4. Al 5. Binato. Altra. Affermativo. 5. Le farò due alla volta perché tanto il... Questi non sono in copertura. Le farò due alla volta per vedere cosa succede. Altra. Fammi i danni sul terminetro. Uno. Ok, quanti ancora? 3? Erano 5, mi sembra, non ricordo, sì. Fammi danni. 1. E ho fatto 5 salvezze, quindi rimane una ferita e sono a posto. No. Altro da spararmi là non hai, no? Da quell'unità. Direi di no. Ok. Allora, poi, la squadra di là in centro spara, sì? Sugli Avok. Vai. Prima tutti gli autogun stupidi, visto che hai uno ferito. Ci sta. Che ti possono vedere. Quindi direi... Allora, i Webber sono questi 4. Ok, quindi 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16 e la pistola dell'Acolyte che non so che cos'ha. Intanto 16. 6, 9, 12, 15, 16. Questi sono i 4, insomma, autogun. Mm-hmm. Zembre binari perché c'è un primus. Via così. Al 5. 5, sì. Dove c'era prima? Come poteva dare appena darti meno uno a ferire? A colpire. Dimenticato. 6? 7? 6. 6. Al 3. Uno morto, uno ferito. Ok. Poi. 1. 2. Adesso sono tutti 24. E 6 attack. Mm-hmm. Al 3. Hai fatto tu la lista, vorrei farti dire. Il culto gioca. Una marea. 6, 9, 11. Al 3. 6. Meno 1, cover. 9, 11. Falliti 1, 2, 3. Quindi giusto io, ce n'è uno in più. Allora, uno muore e dopo ne restano altri due, tirami i danni. Dipende dai danni, ok. Sì. Primo, ferito. Muore secondo, rimane un... Per i 4 Webber, vediamo. 4 Webber sono 10, 18 colpi. 6, 6, 3, 6. Forza 2. Hai 6. Però sono devastanti. Ne hai fatto 16, tipo 3. Sono 1000. 3. Bene. Allora, gli Aberrant ovviamente non sparano. Direi di no. E quindi spariamo con quelli là in fondo. Che vai. Sparano le granate sul Vindicator e le pistole lanciafiamme sui cultisti. Vai. Quindi. Ah sì, scusa. 4 Zardaus qua. Sì. Uno. Muore. E... 4 granate là. Vai. Sul Vindicator. Ne abbiamo 10, 18, 30. E qua ti darò meno una colpire. Ok. Sì. Quindi andrò al 6. Sì. Però sono sostenuti. Però sono sostenuti. Bino gli 1. Sì. Questi erano 24, quindi ancora 3, 6, basta, quindi 2, 4, 6, 8, più altri 8, 2, 4, 6, 8, al 3, corretto, quindi 1, 2, 3, 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, scusa. 12 al 4. 8. Danno 2, no? Sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perché comunque salvare almeno la metà del 4 è impossibile. Esplode? No. Fatti 5 pistole lanciafiamme. Il Gazzardus, primo, sì. Non ne muore neanche uno. Stupidi. 5 pistole lanciafiamme sui cultisti. 10, 15. Al 4 ripetendo gli 1. Esattamente, perché se ci lo dici. Tre, sei, nove, undici. Sei. Ah, vai, venga male. Ne restano tre. Ok. Penso di aver finito di sparare. No,
l'indiretto del saboteur che va sui terminator che vede, quindi di 6 più 3 sono 6 colpi al 3, ne mette a segno 6, forza 5 al 4. Sì. Mi fai un'armatura sui terminator al 2. 8. Va bene, quindi sparato. Manca la carica degli Aberrant. Che andranno sul Vindicator. Strano, chi l'avrebbe mai detto? E... multicaricando? No, questo obiettivo te lo tolgo. Perché ci ho messo un modello solo? Vabbè. Only God knows. Perché probabilmente contavi di più di spazzarli via. No. Avevo pensato di metterne due, ma poi li ho già strano. Aberrant sul Vindicator. Vai. Ovviamente è un bersaglio infantry, vero? Sì. 4 pollici. Allora, voglio saltare anche con loro? Quanti modelli potrei fare un po' di spazio? No, io non voglio saltare anche con loro. C'è la Kung. Adesso l'obiettivo. Altri assalti. Allora ti ho detto che loro non vogliono saltare qua. Area denial. Non devo. Devi essere interamente entro 6, però. Interamente entro 6. No, sono comunque più di. Vabbè, dipende quanto assalto. Spazio però di... se il problema è che se salti troppo con i primi devi andare dietro, sì, quindi sì. Esci dal 6. Sì, quindi comunque sto dai 6. Se poi ti distruggo non c'è un obiettivo su cui tornare. Esatto. E quindi no, staremo qua. Potrei saltarti qua, non mi interessa. Qui mi sono messo apposta per non assaltarti. Questi non possono assaltare, quindi no, posto così. Quindi, questi ammasseranno di 3 pollici. Mm-hmm. Pensa se hai qualche stratagemma da dichiarare. Non ho PCP. Non ho PCP. Sì, due di A. No, io so di averli. Qui il PG non arriva e quindi rimarrà sull'obiettivo. Tutti gli altri combattono perché sono in contatto o in contatto con qualcosa in contatto. Set Aberrant. Sì. 21 attacchi. Esci fuori 3 dadi e li tutti. Okay. Ci sono 24. Hai qualcosa da dirmi? No, perché non hai continuo a dire. No, no, una cosa posso dirti. Aia. Letali al 6 e dopo colpisci al 3? Sì. Vai. 1, 2, 3, 4 letali. 5 letali. Ripeti qualcosa? Sì. Giusto. 5. Corretto. Vabbè. Quindi, de media salta. 3, 6, 9, 12, 15 danni. Esplode. Quindi si becchi di 3 sugli... 2 sugli Aberrant. 2 sul... sull'Elbrut. I miei due fino pain. Fai 4. Ne passo 1, quindi muore giusto quello ferito. E Tecmar riprende 3 mortali. Chi prende 3 mortali, scusa? Il mio personaggio e anche i tuoi lontani. Loro prendono 3 mortali, lui prende 3 mortali. Loro hanno fino appena al 5. Sì, ma tanto la partita è finita. Al 5. 2 morti. Allora, qua, qua. Quindi loro sono sani, via. Tu sei morto morto, non tornerai mai più. Quindi abbiamo uno morto così. E... Cosa? No, no. Io non hai fatto su di loro? Penso che erano 6. No. Togli 3 proprio. Cosa posso fare? No, non so, non vedo. Non ho visto. Strico, toglieli. Finito il mio. Direi di sì.
Ho fatto Warhammer Force. Per tre? Perché... E tra l'altro se non fosse esploso il Vindicator non l'avresti fatto? No. Esatto. Sì, sì. Poi l'hai fatto, scusa. Ho fatto tre punti, stavo guardando... Anche sì. I cultisti. Tre punti. Solo i cultisti, non c'era altro. Il Vindicator era i Vindicator erano fuori dal coso. Okay. C'era solo i cultisti sull'obiettivo. Quindi tre punti e scarto Area Denial per un CP. Devo tenermi la voce sugli Aberrant, l'ho sbagliato. Poco da dire. Perché probabilmente qua mi cambiavo cazzo. Ti avrei fatto un assalto da dietro dove non mi vedevi. No, ma all'inizio della carica. Però sarebbe stata una carica lunga. Sì, sì, sarebbe stata una carica più lunga. Però probabilmente mi sarei tenuto. Cioè, avrei cercato il posto più corto e avrei fatto una carica. Oppure avrei caricato a quel punto sì, coi 20. E io posso sparare lo stesso, detto bene. Però non me lo tiravi giù. No, puoi sparare lo stesso. Sì, sì. Vindicator, sì. Regola sua. Ah, perché lui può sparare comunque, sì. Lui, quel cannone demolitore può sparare direttamente in mischia, se no veicolo può sparare fuori lo stesso. Sì, sì, no, no. No, no, sì, no. Perché Never Gun e Big Gun non Tire. Si attiva nell'Overwatch. Perché solo nella tua shooting phase. Sì. Però lui ha lo scudo, sì. Sì, sì, però se me lo carichi solo con 20 di quelli non me lo tiri ah, giù. Ah, no, 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 era 20 più gli altri. No, no, sì, sì, no. Vabbè. Tanti sei, tanti manchi, non servono niente. Vero. Quindi dicevamo che io avevo speso i miei due CP che avevano. Ho preso un altro perché ho scartato le carte. Sì, passiamo al turno mio. Io ho un punto comando, tu ne hai due. Ho Overrun Force. Due punti primaria. Sì. E sì, che lo mettevo, yay! Capirai cosa serve. Poi due punti di primaria. Però tu non hai più niente in riserva, perché quelli devono entrare dal blip. Quelli devono entrare dal blip, sì. Ok. Io posso solo rimettere cose in riserva. Sì, sì. Alla fine. Comunque sì, adesso ti vado a dire anche esattamente quando devono entrare. Così. Nella mia fase di rinforzo, dicevi? Mi sembra di sì. Fase di comando, posso dare... Sì, riparo l'Elbrut e gli do un più uno al... Alla fine del tuo reinforcement. Ok. Che non hai, però. L'Elbrut torna a piene ferite. Ok. E... Tra l'altro, come dire, quattro ferite. Sì. Doveva fare un Battleshock prima o... È tutto nella command phase? Tutto command phase. Ok. Però, cioè, gli erano rimaste 6 ferite su 8. Ah, sì, no, scusa, scusa. Il Warpsmith deve fare un Battleshock, lo supera. In realtà, il resto è a posto. Lui recupera una ferita in automatico. Questo andrà via dato fine del movimento, ve lo prendiamo subito. In realtà andava via all'inizio del movimento. All'inizio del movimento? Inizio del movimento. Adesso va sì. Allora... Proviamo a fare un po' di cose, anche se non è che mi rimane molto in campo. Gli Aberrant non te li tolgo più, in nessuna maniera. I 10 cosi là in fondo non te li tolgo più, in nessuna maniera. E sti cazzi diremo. No, boh, allora, secondo me, sì. Però, non ti dirò io come uccidermi. Eh? Oh, senti, no, l'esperto della regia. Non è che ho tante opzioni sul campo. Allora, io potrei farti un fuoco di reazione. Potresti farmi un fuoco di reazione. Le bombe le hai già usate, però. Quindi, puoi. A che scopo? Divertire. Il pubblico? Il lanciafiamme. Scusa, compromesso. Oh, sì, gli altri azzardo sono tutti passati, quindi era morto uno e basta. Sì. Esatto. Qua potresti farmi un fuoco di reazione con questi e fanno male. Assolutamente sì. Quanto ho? No, 8 pollici di carica, quindi le falliremo beatamente. Ah, dici rimanendo fermo? Questa sì. Te l'ho avvicinata però. Ti capirà. Ah, la partita. Però posso provare a fare una cosa. Però devo fare una fase di tiro, perciò. Pace. Sono fuori dal tiro dei Weber. Nel caso ti decidessi di fare un Overwatch con i sismici. No. Va bene. Potrei provare a fare. Dirò come sta andando da casa. Io dirò vinci come lo sport. Io dirò come me l'aspettavo in realtà, perché alla fine è questo che succede. No, aspetta. Però contro 12 mi metto un cazzo. Ci crediamo? Assolutamente no. Ma questo non vuol dire che non ci proveremo.
tu sei un lone op, però io potrei farti un fuoco di reazione se sei 12. Sì, sono parto giusto entro i 12 e arrivo giusto entro i 12. Quindi potete farti un fuoco di reazione. Ah, i Weber sono qua, quanti ti vedono? Aspetta, no, là ci sono Weber, è vero. Fammi i Weber sono questi 4. Sì. Entro, oltre i 12, vuoi spararmi con i cannoni sismici? Spara, i Weber almeno Weber, no. Sì, allora, così uno ci arriva, cioè 12 oh, è così, sì, eh. Sì, però sono già fiamme. Ok. Quanto è di carica? Per arrivare là e avere un precision? 9. Devo fare 9. Devi, sì, devi vederlo. Esatto. Però vederlo basta arrivare qua in realtà, perché vederlo lo vedi. È vero, perché lui effettivamente è dentro. Ricordati sempre che io ho un CP. Sì, tu puoi distribuire le tali agli Aberrant. E allora ti dirò tanti saluti. Che salvano il 4. Figurati. Fa 5 attacchi forse. Quindi niente ov. Per il momento no. Niente ov per il momento no, va bene. Ah no, io un cazzo non ho finito. Io non ho finito per niente. Io ti capirò. Capirai cosa possono fare, dice i legionari. Beh, arrabbiati sono arrabbiati, poi... Beh, sono abbastanza sicuro che siano arrabbiati. No, sono di slanes, fossero corno. Sono arrabbiati. Esatto. Sì, penso che farò sulla... Fermola. Ma... Questo è un setup. E fin tanto che non decido di muoverti... Non conta come movimento quando sbarco. Perché non è un normal move. Però come? Ah, Overwatch è il setup, è vero. No, l'Overwatch ti consente di farlo con il setup. Potresti fare. Esatto. Quindi dimmi tu cosa fai e poi... E li metto dall'altra parte. Ok. Però tu scendi e poi si rimuovi con quelli che abbiamo rosso. Sì, ma intanto li mette giù e io non gli dico niente. Tanto fammi restare fuori almeno dai Weber. Sì. Tanto li fa questo. Intanto... Non so generare una quantità di fuoco infinita. Ah, ti dico, non mi faccio niente. Centro è tuo. Gran roba. Quelli posso avanzare e caricare volendo, per farmene cosa. Se usi lo stratagemma. Sì. Si è appoggiato. Ma ha perfettamente ragione. I nostri più fedeli follower, i cani. Eh sì. Ce n'è sempre uno. Eh sì. Quali? C'è una cosa stupida? No. Sì, tanto, ormai. No. Deve avere un senso però. No, perché tanto non posso caricare da qua. No, sei mosso il rhino o no? No, ho dovuto sbarcarli, sparare, fare... Se vuoi sbarcarli prima di muovere il rhino, fai pure. Non hai ancora finito niente. Ma devo muovere prima loro. Sì, no, dico. Torna indietro il rhino e pensa cosa vuoi fare. Non è che siamo agli scacchi come dopo un pezzo... No, questo è vero, però tanto non riesco a trovare una differenza. Perché tu hai ancora tutto in campo. Io ho ancora tutto in campo. Quindi... A breve avrò ancora tutto in campo. Io no. Un po' di cose, però sì. Non ti ho tolto per il momento non ti ho tolto una singola unità. Una. Che è tornata. Quindi conta niente. Un personaggio. Giro il dito della piaga. No, dico che secondo me dei punti li riesci a raccimolare, però devi pensare bene come farlo, tutto qua. Fuori discussione. Non faccio abbastanza attacchi per eliminarti i cosi. Non, gli Aberrant non li posso neanche toccare. No, quando finisce il movimento dico quello che io penso. Per racimolare punti, poi non ho detto che sia la soluzione. Tre però... punti di racimolo, deploy teleportandolo nel centro, fine. L'unica cosa che posso fare.
Anzi, forse riesco a prendere anche questa. Forse. Però là devo incastrare un po' di cose. Perché sennò anche la mi li detoni appena in... Due cipi, no. No, questi tengo dentro, vediamo dopo cosa succede. Ok. Chiaro. Questi sono sbarcati prima. Sì. E sono fermi però. E sono fermi. Non li vedevo. Corretto. O più che altro, comunque fuori gittata da Overwatch utili. No, i sismic possono essere anche da soli utili, però è già più difficile. Diciamo che... Carica di 9, 8. Carica? Sì. La carica è più di 9, quindi 9. Quindi 9. Io ho un punto comando sole. Sì. Non spendo per far avanzare, anzi, avanzerò con loro. 8 pollici. Arrivo fin qua. Carica di 8. Allora, quando parti non ti vedo. Forse con niente di utile. Mi vedi con questi due. Finiscimi il movimento e ti dirò se faccio qualcosa. Ti vedo con... No, no. Ma così mi vedi, però... Siamo dentro? Ok. Scusate per l'inconveniente tecnico. Quindi comunque d'ora hanno 8 di movimento. E se voglio fare qualcosa devo per forza di cosa spendere il punto comando per avanzare e caricare. Ce lo ricordiamo. La rivoluzione ha fatto crashare Twitch. Se io tiro dritto, arrivo qua. Cosa mi vede? Una manciata di autogun e 1, 2, 3 sismici. Sì, e se sei fuori i Weber, se non ti vedono. Diciamo, i Weber sono là, sono ben oltre i 12. 12, sì. Sì, se stai qua a ridosso... I sismici non so quanti. Ormai spendiamo sto punto comando, vado a zero. Ok. Dopo una carica di 8 sul tuo Reductus. Sì. Vogliamo salvarci Reductus? Forse no, perché ora ti vedo con un sismico sicuramente. Con un altro sismico sicuramente. Se entro 12 da questi sismici, assolutamente no, quindi già sarebbero solamente 8 colpi. E questi due hanno il Rhino in mezzo. Quindi direi che no, perderò il Worm. Molto bene. Oh, questo dell'avanza e cose non è un battle tattico, eh? No, dovrebbe essere strategico. Questo mondo. No, giusto per strategic play. Ok. Non ho fatto neanche un roll questa partita. No. Con il CP. Niente, andiamo alla fase di tiro. No, quindi reinforcement tuo. Sì. Io metto giù il blip che mi fa tornare questi. Almeno uno in contatto col blip, gli altri interamente entro 3. Quindi interamente entro 3 vuol dire metterci così. E vorremmo andare in là. Sì, comunque puoi fare adesso. Metto giù questi scimotti. Scendo il buco del clip. E via, tornati. Va bene. Altro? Era un blip. Ok. Fase di tiro? Direi di sì. Molto bene. Warpsmith spara quello che riesce sui Aberrant. Dovrebbe almeno arrivare con la pistolina termica. Allora, tu sei a po' più di 6. Più di 6 non arrivo col Melta. L'altro men che meno. Poi abbiamo la pistola plasma.
pistola plasma o lanciafiamme, penso. Pistola plasma e lanciafiamme forza 3. Di 6 colpi lanciafiamme. Tu hai modelli feriti? No. No. 2 colpi lanciafiamme, al 6. Vabbè. Al 5, penso. Come giusto che ci sia. Scambiamo. Pistola plasma. E... colpisce. E ferisce. Sì, meno... meno 2. 2. Danno 1. Quindi al 4, meno 2, 6. Sì. No. Al 4. 2 danni al 4. Un danno. Ah, scusa, comunque. Doppio 1, quindi. Non l'ho surriscaldata. Ho una ferita, pensi che mi vada a massacrare così. L'Elbrut tira le sue, invece il suo requiem pesante di nato e lo spara sui... Tanto tornano. Vedo se riesco ad ammazzarti un modello sugli Aberrant. Non faccio patti oscuri perché dopo mi massacri. Due colpi a segno. Ferisco il 5, ripetibile. Una ferita. Una ferita. Al 5? Hai copertura, quindi comunque lo salvavi al... Sì, sarà al 5. No, pensavo avessi 4 di base, no, non so no, perché. Poi, cose che posso fare? A parte uccidermi. Lo stregone solitario. Sì. Farà... patto scuro per i colpi sostenuti, fa il suo tiro su questa unità qua, ok, quindi ha lo smite più un colpo di combi arma, di smite, anzi tra le varie cose, prima di sparare ci metterà pure, tenterà pure di metterci un più uno al, no, prende uno mortale che può ignorare al 5, prende un danno, quanti ne rimangono? 4, corretto. Quindi, di 6 colpi di smite sul riscaldo sopraccaricato, 2 al 3, ne mette dentro 3, ferisce al 2, 3 ferite a meno 2, meno 1 diventa, con la copertura morti. Diventa meno 1. Ah, quello solo meno 2? Sì, perché ha fallito il meno 1 addizionale. Ah, è vero, ok, quindi, sì, però questi me li vedi completamente, avrei copertura su questo qua dietro, che non toglierò. Un colpo di combi arma. 3 abbiamo detto. Al 3, al 4 fa devastante. Un altro morto. Ora quell'unità mi deve fare un battleshock per il suo elisir intossicante. Che è già battleshockata? È già battleshockata? Sì. Allora non potevi fare Overwatch con quella. Non ho fatto Overwatch con quella. Beh, io sono stato... Io non ho mosso il Terminator perché ero convinto che potessi farlo. Ma sono pirla io. Ah, parlavo di quella dietro. Parlavo di quella dietro. Cioè, dicevo... Cioè, arrivi qua, è un conto. Se arrivi... In realtà se muovi il Terminator ti sparavo di Overwatch con i sismici comunque. Sì, però erano solo i sismici, non erano i Webber, okay, che sì, mi ammazzava, sì, il modello. No, Terminator continua a sparare su quell'unità là. Sì. Stavolta non faccio né patti oscuri né altro, quindi tiro semplice, però surriscaldo il potere perché ti cazzi. Okay. Di 6 colpi di smite, 6 colpi di smite. Colpisco al 3. Mm-hmm. 3, ferisco al 2, 2, 2 morti, e poi sono due colpi di pistola di combi arma, va 1, che fa una devastante, quindi viene l'unità? No, rimane l'icona, rimane l'icona, e surriscaldamento per l'altro stregone, non si era, non era surriscaldato, sì sì, ah sì, poteva riprovare a dare l'abilità? No, solo un no, modello per... La, sì, il sì, Rhino sì, fa il suo... Deploy? Deploy Teleport Armor, sì. Venom Crawler tira tutto sugli libri di qua davanti. 2, 6, 10. Sì. Colpisco al 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 su 14, colpendo al 3, 0 critici, non ho neanche dichiarato patto scuro, ferisco al 3, 4 salvezze al 5, o al 3. 4, hai a più 0? Sì, a più 1. A più 1 io salvo al 5, quindi salvo al 5 in cover. Sì. Okay, sì, sì, sì. Allora, al meno 3, cover, sì, sì, sono ricordo. Meno 4. Ok. Però se tolgo lui non tornerà più, quindi dobbiamo lasciarci un ponte.
Ma tanto moriranno tutti. Ma tanto in realtà se tu vai a meno di 6 modelli, quindi, o 6 modelli o meno, quindi non serve più avere la doppia coesione. Sì, no, sto... sì, ma tu avrò almeno uno. Questo volevo togliere questo perché sono le granate che tornano, che se tornano fanno. Tornano le granate. Allora, però l'alternativa è toglierti altri due modelli e allungarti di un pochino la carica, che non sarà quello che cambia. Quindi, ne ho tolti due, ne devo togliere Ancora due. quattro, quindi faremo. Legionari tentano la carica sul. Aspetta, fammi vedere una roba solo. Perché ovviamente io qua adesso sono fuori distanza di carica da qualunque roba. Quindi loro tentano la carica qua. Oh. Tanto l'hanno già fallita. Ah, ok, se non ti muovi non posso sparti. Sì, l'hanno già fallita, però mi serve un 7. È uno stregone, lo può ripetere. Ehi, ce l'ha fatta! Una carica su 4 al 7 riescono a mettere dentro. Ok, quindi io ti posso fare il fuoco di reazione Sì? con i 4 sismici. E Sì? quindi userò un CP per farti il fuoco di reazione con i 4 sismici. Vai! Ok. 1, 2, 4. Al 6, 1, 2, 3, al 3. tutto binato. Ah, già. Al 5, Al 3. Al 3. Fallito. Lo stregone non prende danni, termina 3 mole. Però la carica era comunque un successo. arrivati in avanti io No, arrivo era là giù. esattamente lì. Ah, tu arrivi tipo così. Giusto in distanza di ingaggio. Venom Crawler tenta la carica sui. Sì. Adesso ribattendo più. Sì, però sai, magari faccio un Ah, po' di. volevo, se volevi fare il giro, sì. In realtà non riesco ad arrivare giusto tipo qua. Dai, per dopo provare a. Figura che stregone non fa più niente. Ci mandano i marini. Prego. No, pensavo di... No, su di loro, Ah, perché sì, così almeno no, arrivo sì, sull'obiettivo. no, Perché tanto il suo stregone non te l'ammazza. no, ero rimasto che volevi mandare lì. Comunque, ok. No, sono indicato qua. L'Elbrut, penso. È il brutto sugli aberrant. Ho fatto una Assolutamente. carica sopra. No, ho fatto tipo 6, 5, 5, 6, 7, un 7. La 5 mi basta per arrivare. Suppongo che puoi arrivare qua sull'obiettivo. Non ti posso ammazzare il personaggio. Proverò a No. farti fuori un po' di Sì. cose. Quindi, quella è fallita, quella è cosa, quella non potevo fallire, mi serviva qualcosina di più. Andiamo con. Tu non hai. Non puoi interrompere, No, non hai attacca assolutamente. per primo. Ah, quello che posso fare è il Focus of Adoration di questa unità qua. No, Non penso di essere entro 6. E sei un filo fuori. Proprio un filo. quindi vado con inizio con l'Elbrut, patti oscuri per colpi sostenuti, si fa solo al Sì. 6 perché è quello di Nurgle, non quello di Slaanesh. Sì. Colpisco al 3 per colpi 1 per colpire del Warpsmith. Sì. Martellata. Ne metto dentro 5. Ferisco al 3 perché tu hai meno 1 per essere ferito, io forza 14. 5 ferite almeno 2, quindi Automatiche. automatiche. Prego. E tiro tutti i danni insieme, poi tu li fai uno alla volta. Dimmi l'ordine, poi se torno Hai ragione anche tu. veloce. È che in realtà fa comunque di 6 più 2, mi pare. Sì, e devo fare fino a tempo, no? Quindi, questi sono 4. Dammi un secondo che ti Sì. confermo. Di 6 più 1. Questi sono 3. Sì. Muore quello ferito. Ok, questi sono 6. Questi sono 6. Muore un altro. Siamo due. Questi sono 5. Sono 4, scusa. 4. Quindi due ferite. Sono 2. due. Muore. Muore. L'ultimo è rimasto, sì. Sì. Sono 7. Sei. Sì, sono 7. Papluccio. 4 morti, compreso quello ferito. Erano 5 attacchi. Solo un attacco non ha ucciso un modello. Ok, ho contato male io allora.
vediamo se ne rimangono due. Battleshock superato. Facciamo lo stregone. Lui fa 4 attacchi se non sbaglio. Se magari guardare bene mischia, corretto, 4 attacchi, patti oscuri per i colpi sostenuti. Colpisco il 3. Ok, metto dentro 4. Ferisco il 2 perché ho comunque forza 6. R3. 3 salvezze, meno 1, danno di 3. 2 passano. 2 di 3 danni, che sono 1, 3. Io ho 3 ferite. Ok. Riesco a mettere detto che... un piedino sopra, se non altro. Ci bastava. Al pelo, cioè sì, ci sì, ha sì, messo no, in pe- proprio il minimo indispensabile. Sì, fatto scuro. A posto? Sì. Tra le varie cose lui ha il globo One Life, quindi eventualmente dopo posso provare comunque a... Venom Crawler. Scusa? Entro quanto fa? Alla fine della fase di combattimento, quindi vediamo intanto se... Ma entro quanto? Entro 6. Adesso puoi sapere il limite cosa togliere. A parte che il Venom Crawler si dovrebbe pulirli. Non penso. Colpisco a 3, fatti scuri per i sostenuti. Ok. 7 attacchi perché si è mangiato un'unità. Sì. 1, 2, 3 critici. Ok. Diciamo che lui ci crede. Ferisco al 3. Non ci crede più. 3, 2, 4. Sì. 4 ferite, in ogni caso non meno. Le può più. È meno 1. Quindi al 6. 1 lo salva, ne ammazza 3. Quindi già non può pulirli più, però se lui toglie quello cosa, che... Cosa fa il... Al 3 più sono di 3 mortali. Fammi un attimo controllare. Orbs of One Life, entro 6 pollici. Al 3 più sono di 3 mortali. Quindi o esci dall'obiettivo e me lo lasci, oppure sei... oppure rischi di... oppure tenti la sorte. Oppure tento la sorte. Se mi va bene tengo l'obiettivo, se mi va male posso provare a ritornare con l'unità intera. Sì. Alla fine del tuo reinforcement. In ogni caso devo fare o in un verso cioè, o tolgo sì, così. Però io devo ancora consolidare poi. Sì, perché nel senso se togli da qua lui arriva a tenere la coesione per fuori dall'obiettivo. E lo lascia a me. Per quel che vale, perché tanto dopo ci arrivi con qualcosa quello stregone lo sciogli. Ma proviamo così. Ok. Io penso di arrivarti comunque in distanza di ingaggio, quindi lui sì, lo posso portare come, avanti. Come tu fai i tuoi attacchi. Devo fare il mio test di disciplina. Superato. Al pelo. Sono PG, giusto? Solo no, personaggio. Adesso sì. Abbiamo ucciso il secondo. Sì, sì questa fase è finita. Io morto ti faccio solo il sergente, sì, che è quello con la frusta. Soltanto sono al 3. Quindi non ammassi. No, l'1 è binato. Forza 5. Non è ancora sostenuti con loro? No, perché è finito tutto. Esatto. 1, almeno 1. Al 4. Ehi, l'ho salvato. A questo punto... Aspetta che controllo che era almeno 1. Che deve essere gente per l'appunto. Meno 2, scusa. Ok, hai preso un danno. Dì anche la soddisfazione. 6 entro 6. Sì. Al 3. Di 3. Sì. Quante ferite hanno? Una. Ovvio. Naturale. Le cose che servono. Vabbè. Fai i tuoi attacchi sui Lightbrute. Sì. Allora. Qui sostanzialmente abbiamo tutti e due. Anzi, no. Questo tocca qua. E quindi poi può girare. Non so se mi rimane. Cavolo, e questo... Tre così. Mi sa che non riesco comunque ad arrivare in contatto. Faremo così. Vediamo se siamo due. Sì, siamo due. Ok. A posto. Quindi abbiamo... Facci i suoi attacchi. Il biologus userà lui? Il suo sì? One per Battle, perché questo che morirà a breve. Intanto, i sei attacchi degli Aberrant. Vai. I sei attacchi degli Aberrant.
Al 3. Tanto comunque mi sa che devi dichiararlo all'inizio della fase, no? Comunque l'ho fatto. Al 5. La resistenza 9. 3. Al 4. 6 danni. Ma ancora due ferite. Perché l'avevi curato tutto. Sì. La coda del... Vai. Cosa colpisce. Non penso che ferisca. Forza 5. Quindi il biofagus ha usato il suo 1 per su se stesso, quindi farà 4 attacchi a forza 2. 4 attacchi al 3. Sì. 1, 2. 2. Al 6. Al 6. Letali non abbiamo messo 1. Un 6. AP 0. Guarda, di 3 più 3 danni. Guarda, l'1 era vicino. Ok. Aveva ancora l'abilità dell'anti-infantry 2 più 1 volta per colpire. E... è finita l'infantry. No, c'è ancora. Ce ne sono ancora 5 là dentro, eh? Ricordiamolo. Fine turno tuo. Altre cose non posso fare. Direi. Quindi tu fai un altro assassination. Sì. E un deploy a centro. Sì. Sinceramente avrei tenuto quello per fare nella deploy mia. Ma io contavo che mi servisse per provare a zittirti quel... quel coso e... perché mi sono completamente dimenticato fossero battuti. Posso giocare. Io uso su un altro CP. Andiamo al mio quarto. Terzo? Quarto. Ah già. Prendo okay. Un CP. Un CP per me. Ah, aspetta, no, aspetta un attimo. Fine del tuo turno io posso per un CP che sì? Ho tirare su un'unità. E che farò? Sì. Quindi io spendo l'ultimo CP, poi ne guadagnerò uno. Sì. E tireremo su l'unità di Bombaroli che è appena arrivata col blip. Vai. Poi vediamo cosa fa. No. Allora, fammi fare su un paio di misure. Allora, loro muovono 6. Non arrivano ad attirare le bombe qua. Sì, tireremo su loro e poi vediamo cosa possiamo fare. Ci danno le bombe? Mm? Sei. Sei. Quindi per usarle dall'IP devi usare il... Se no devi fare rapid ingress. E poi muoverti a fare. Sì. Quindi, questo era il CP. Guadagno un CP. Sì. Ora devi farmi un paio di Battleshock. No, aspetta. 4 più... allora, questo non c'è adesso. 4 più genero un CP. Sì. Andiamo a 2. Prendi le secondarie. Prendiamo le secondarie. Che sono Extend Battle Lines. E Defense. Dipende perché su entrambe deve fare un Battleshock. Se lo fallisce su entrambi. Allora, là non devo fare un Battleshock con quei 10. Con gli Aberrant sì. Che cosa mi interessa? Che se tu no, perché l'Elbrut OC almeno due. Tu hai un modello, quindi ma se devo tu... farlo, ma devo farlo a primo turno questo. Guarda che sposto un modello. Sì, hai ragione anche te. E la seconda? Defense Stronghold. Okay. Un CP. Questo passerà al suo Battleshock. Chiaro. Battleshock per gli Aberrant. Superatissimo. E Battleshock per l'unità vai. Singola col Primus. Superato. Quindi hai 12 punti? Faccio 12 punti di primaria. Sì. E abbiamo preso, abbiamo detto, extend e defend. Benissimo. Adesso qui siamo ancora ingaggiati però, no? No. Sì, no. Sono più di uno. Sì, sei più di uno. Cosa dico? Quindi lui può fare quello che vuole con un pistola lanciafiamme. Yahoi! Beh, no, perché non c'è più ricola. Non può, sì, no, non può ripopare modelli. Può solo ammazzarsi, però insomma, 5 punti li ha presi, quindi... Bravo, ragazzo. Sai, fare più di 5 su una carica è difficile. Quindi abbiamo un CP, che nella mia testa serve a loro, ma potrebbe anche non servire a loro. Vediamo un po' che cosa possiamo fare. Tu hai ancora 5 là dentro. Mm-hmm. Io non ho più saboteur. E in teoria dovrei uccidere
qualcosa. Tutto. Te prego. No, no, tutto non riesco. Non sì, più, che riesci tutto. No, non ho più bombe. No. Hai quelle quattro. Sì. Uccido una cosa. Sì. Queste due ferite. E quindi muore in combattimento. Quindi no, attacchi prima tu. Ci metti anche i cosi, lo carichi con i... Anzi, tra le varie cose lui è veicolo, quindi gli spari prima e poi lo carichi. Allora, intanto... Questi. Quelli non hanno più le bombe, d'accordo. Questi avranno... Zero bombe, perché tra l'altro non si erano ammazzati nessuno di loro. No. Tutti i ragazzi. Quindi hai 27 colpi di pistola lanciafiamme su un Elbrut. Ti puoi dare un più uno per ferire. Hai le bombe per far saltare i... Allora. Il rhino. E dopo hai tutte le armi che ti servono. Tutte le armi che mi servono. Sì. Tutte le armi che mi servono. Allora, questi potrebbero anche star fermi. Allora, l'unica cosa che potrei fare io è arrivare là, per toglierti dei punti. Sì. Cercare di toglierti quello. In realtà, questa fa questo turno non me li togli, perché no, non puoi sparagli. Entrare. Sì, però è sticcato, quindi almeno un turno li prendo. Ah, sì, sticcato. Allora. Quindi addirittura due turni, no, non vale la pena. E quindi l'obiettivo è far saltare lui più che altro. Allora, questo si allunga di più possibile a due pollici, così. Questi non ti vedono il rhino, quindi 18 pollici ci arriviamo? Sì, tutti. Quindi 6 pollici di movimento dei Webber, arrivano così, 6 pollici di movimento loro, possono arrivare sostanzialmente così, così, l'altra unità starà ferma, questi si sono mossi. Quello non occorre che si muova per far niente. Tu hai C2 con lui, uno. Uno. Uno, quindi non ti fa fare cose. L'unica cosa è spendere il mio CP o tirare delle granate. Mi serve arrivare veramente entro 3 da te? Allora, se io arrivo qui, posso provare a detonarti lui, ma in realtà... Sono di pistole lanciafiamme? Non è impossibile, ma è difficile. Penso che la cosa migliore sia arrivare entro 3 da qua di nuovo. Lui ha 6 ferite in vulnerabile al 5. Corretto. O se no, qui in mezzo cercare di far fuori anche i... I legionari. Ma non riesco a far fuori tutte e tre le cose, anche perché usando il CP non ho la grana. Allora, aspetta. 3, vuol dire mettersi così. Continuiamo a fare queste cose qua. Quindi, fine della fase di movimento, un CP... torniamo con questi che erano arrivati qua. Oppure cercare di non farti fare il drappo. Allora, l'amico Gluck è tornato. Dunque, Gluck ha 3 pollici dalla gente cattiva ed è pronto a farla saltare in aria. Allora, non facciamo un stupidaggio. 3 pollici qui. Così. Fine fase di reinforcement. Ripoppano un po' di modelli qua e là. Aspetta un attimo, sto pensando se provare a fare qualcosa con quel Venom Crawler. Sì. Perché dovrei fare troppi. Ah, no. Tu pensa a questo, intanto io metto. No, no, fai. Non faccio niente. Qua di 3 più 3. Sento. Quindi 5. Che vuol dire i 4 Seismic e un Webber. Webber. Overwatch ha quelli che li no? No. No, no, quelli che li poppano no. Perché non è un appuntamento. Non è un'unità che viene piazzata, sono modelli singoli. Ok, siamo tutti in corta. No, bene. Enemy unit. Enemy unit non si è mossa. Esatto. Poi,
Allora, qua non ne ho persi. Questi altri ne dovrei aver persi questi due. Esatto. Qua. E qui non ne ho persi. Corretto. A Berant non torna la ceppa. Benissimo. E quello non può fare perché non ha l'icona. Quindi, fase di tiro. Questi sparano su questo stregone. Tira. C'è anche girata con il Webber? Sì, sono tutti entro 12. Tira. Uno. Tocca così vedere appena sparare con lui. Due. Non so, io continuo a fare i conti due volte. Al 5. Sto ripetendo tutto. Questi al 3. Due, quattro, sei, otto, nove. Al 3. Passa uno. Sì, penso. Quelli erano solo 5 perché contavo di fallire di più. Passa 2. 2 di 3 danni. Ha 4 ferite. E io te ne faccio 4. Però lui è fino appena il 5 per la sua per il potenziamento. Tanto non ne salva neanche uno, questo è il problema. Great. Via lo stregone. Qui abbiamo pistole lanciafiamme sullo stregone, sì. Bombe sul Venom Crawler. Tira. Bombe sul Venom Crawler sono anche troppe, forse. Ma tanto non che altri bersagli hai? Tiri sì, una sullo stregone, sì. Tireremo una sullo stregone e tre sul Venom Crawler. Vai. Sul Venom Crawler sono... Cioè, continua a tirare, 6. 12, 14... Più 9, 9, 23. 23. Ah, qui sono sustained. Oh, stavo dato male. E questi sono così, gli uno sono binati. Ah, ecco. Quindi sono altri 3. 3 più 3 più 2 normali. Altri 3. Non sei sull'obiettivo. No. L'ho tirato, no? Era quello che era caduto fuori. 4 al 5. Rimane vivo. 4 danni. Una su di lui. Sì. 8. Quattro. Due binati. Questo già è sostenuto. Mm-hmm. 1, 5 a 2, 6 sull'obiettivo, non sono venati, 5 a 4, 4 ferite, gli resta una. Le 5 pistole lanciafiamme su di lui, sì. 6, ok, 12, 12 e 4 fa 16, 16 e 3 fa 19. Forza 3? Sì. A 5. Gli uni binati non ce ne sono. 2, 4, 6, 7. Al 2. Posto, 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 posto. Tac. Ho un punto comando, sì? Sì, quello di questo turno. Posto. Lo spendo per ripetere. Ok. Vuoi farmelo costare 2 CP d'ora in poi? Sì, perfetto. Non posso. Ah, perché vorrei, sì, vorrei tanto, sì, vorresti tanto, ma te l'ho tolta prima. Ok. Pistola lancia fiamme sullo ferita. Stregone. E altro non posso fare. Al 5. Già mi immaginavo questo che dice, le fiamme non funzionano, stacca il serbatoio e lo tira in testa. Praticamente. Sarebbe stato buffo, onestamente. Andiamo avanti. Allora... quattro Azardos, muore uno. Kluk muore di nuovo, che è stato antipatico. Povero Kluk. E uno scavo. Là abbiamo 5 pistole lanciafiamme sul Warsmith. Sì. 2, 4, 6, 12, 16. 16. Quindi... sempre 5. Niente binaggi.
Ancora uno. 6. Guarda, media. Quel che serve. E Warsmith ti lascia. Sparato. Mi rimangono le due unità là in mezzo. Sì. Quindi, se non avevo messo male le cose, questi sparano 4 Webber e i 4 sismici. Sismici sul Rhino. Beh, io non posso fare niente. Cover. Quindi, i 4 sismici. Questi colpi al 5 al 6 2 4 6 al 3 ne passano 3 6 danni no scusa 3 di 3 3 di 3 non sono bombe no 5 danni. 5 danni quindi rimane a 4 i 4 Webber vai. Ci regalano 16-18 danni, cioè 18 colpi. Spero non 18 danni perché potrebbe essere un attimino preoccupante. Dopo avresti finito i 6 per il prossimo decennio, però... Se ne manca uno. 1, 2, 3... Vabbè, non esplode. Ah, rimanevano 4, ok, era questo il discorso. Sì, no, mi mancava il quinto. Io devo mettere in campo. Questi li mettiamo così. Il più lontano possibile. Questa è di quest'altra unità. Devo tirare fuori un altro marine da qualche parte. Ascolta, metterò un fucile plasma che non c'è perché questo si è staccato dalla basetta. Sì. Fammi. Sì. Cose che sono un po' scioccate per il momento. Una ferita e ci sparo con l'altra unità che era davanti. Tutta tua. Tutta mia. Dimmi cosa fai con i Webber prima che vedo se li tolgo o meno. Dai dadi che stai tirando. Ah, se vanno qua o là. Dici? Ah, beh, in effetti puoi scegliere di usare i Webber sull'Elbrut. Sì. I Webber vanno sull'Elbrut. Ok, vai. E tutto il resto va... Allora posso anche sperare di resistere per fino alla mia prossima fase di movimento. Allora, i Webber sull'Elbrut... Vai. Sono... 16. 16. Quindi... E così sono 18. Devi togliere altri due. Sono contato. Dimmi quanti sei. Hai saltato 22. Esatto. Neanche uno. I sismici, che però erano fermi. Sì. Quindi sono tutti al 4. Non hai mosso niente di quell'unità. L'unità è rimasta esattamente immobile proprio per fare questa cosa qua. Sì, sì. L'unità era per sparare al Rhino, ma poi ho pensato che... Quindi, al 4, sempre binato. Mm-hmm. Quindi, 21. A 3. Non abbiamo messo i 6 sui web. 6, 8, 10, quindi 14. Al 4. Per 4, 5 ne sono passate. Sì, scusa, al 4. 6 ne sono passate. Un morto. Sì. Due morti. 3 morti. 4 morti. Quindi rimane... Adesso vediamo gli autogun. Non toglie. Entro 12, tutti quelli che ti vedevano. Sì. E... più ancora la pistola dell'Acolyte. Quindi... Sì. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Più poi se l'Acolyte ha un'arma. Sinceramente, siccome ha una grossa icona, potrebbe anche non averla. Ha una pistola? E mi sembra un autogun. Allora, autopista, al 4 dietro. Anche loro. Mm-hmm. Tutto binato. C'è un 3. Anche lui un 3. Questo è un binato. E questi vanno via.
Al 5 stavolta. Al 5 stavolta. 1, 2, 3. 4. Al 3. Una fine. Bene. Dovrei aver sparato con tutto. Penso di sì. Quindi, lui assalta lo stregone. Vai. Direi di sì. Flop. Quel blob che ti ha appena sparato assalta il legionario. Il legionario. Vai. Penso subito. Sì. Entro 7? Sì, entro 7. Quindi adesso li muoveremo di 6. Per 20. Per 22. Così. Questi dovrebbero essere quelli che ci interessano. Poi sono vuoi 3 tutti. E poi. 22 volte ogni modello. 22 per ogni modello a mosso è un po' esagerato. 22 per ogni modello che ha mosso. Un baffo spompato. Guarda che ho smesso solamente perché mi ha detto lo fai per ogni modello. Baffo è spompata perché in questo momento... Ibridi su Delbrut, ovviamente. Spompato e sbombardato. Ma sai cos'è? Cioè, ogni singola cosa che faccio sembra che non succeda niente. Ogni cosa che fa lui è un'unità che vengono tolte. Io tipo, ok, cosa faccio adesso? Come ti lascio togliere unità? Più o meno questo è il fatto, perché l'IP a 3 è difficilissimo da schermare. Cioè, o resto... O faccio il mio... più infiltrato. O faccio il mio... Tam. No, non mi permetterei mai di alzare le mani, però un coso però puntito te lo lancio. Cosa puntito te lo lancio? Però l'idea c'è stata alla grande. Allora, no. Iniziamo con... Lancio solo cosa puntita al limite. Tre attacchi... Tu non puoi, se tu non hai CP, quindi non posso fare niente. Tre attacchi tue. Qua. Sì. Al 3, con l'1 binato. E al 5 con l'1 binato. E al 5 con l'1 binato. No. Non ho fatto niente io. Si è arrabbiato, non è successo niente. Allora. Quindi sostanzialmente. Questi fanno così. Ti diamo una bomba degna del culto? Più o meno. E basta. Quindi ti farò 2, 4, 6, 7 attacchi. Ok. Puoi ammazzarmi l'Elbrut prima, per cortesia? Ok. Allora, l'Elbrut sono... Cioè, più che altro voglio vedere se posso avere ancora speranza di fare punti o meno. Ho 27 di attacchi normali e il 5 del... quello che potrebbe fare più qualcosa. Che va al 3. Mm-hmm. Con tutti, forza 5, al 5 sempre. Sì. Con l'1 binato. Perché sono sull'obiettivo, sì. Resta 1. Al 4. Ok, a posto. Ok. Questo sono 24 su 27. Vuoi tre dadi? No. Tanto adesso ne recupero subito qualcuno. Quindi. Questo è vero. 8. Tipo 1, 2 e 3. Però quei tre devi ricordarti che puoi ritirarli. Così. A posto. Questo va via. E questi sono i eroi. Così. Al 3 colpiscono i mischi? Sì. 3 mischi e 4 in tiro? Al 5 in tiro. Perché sono le bombe. Perché sì, perché sono le bombe. Vuol dire no, che sono ibridi cattivi loro. Vai. Ah, sai questi. Sì, perché ho forza... 4 su R9. Quindi così. Ui. Vabbè. 4 armatura al 3. Sì. E va quel paese. Non ha neanche la licenza di esplodere. Ok. Qui dicevamo sul legionario 2, 4, 6, 7 attacchi. Al 4 questi. Ma binati. Sì. Al 5. 2. Chiaro. Più che altro perché tutto quello che faccio tiro i tiri giusto apposta per morire e non potrò far più niente. E
loro potrebbero consolidare, lo faranno su unità. Vai. Quanti attacchi mi fai? Una svarangata? Cambia qualcosa se mi salti o meno? No. Allora sono così. 8 più 6 più 3 sono 17 attacchi sostenuti. Sul stregone, sul mono cosa? Non faccio patti. Colpisco il 3, colpisco con 3, ferisco il 3. 2 salvezze meno 1. A 6. No. E un'unità truppa che è morta. Al 4. Al 4 perché siamo no, ai fine due turni. Io però. Oh, ehi! Sono morti sul serio. Woohoo! Ma poveri. Prima e unica della partita. A parte i due personaggi. E... bene. Extend Battle Lines. Penso fatto. Questo non vuole il prossimo turno. Sì, e questo lo mettiamo qua, così me lo ricordo. A meno che non lo scatto. Fine fase di combattimento. Al 4 più i tuoi prendono di 3 mortali. No. Neanche al 3 l'avrebbe fatto in realtà, però. Allora. Turno tuo. Grazie. Come è generoso lei. Un punto comando. Un punto comando. Punto comando a testa. Quelli restano fermi. Deploy non lo posso fare. Niente. Battleshock allo stregone, sì. Fa il battleshock. Venom Crawler, fa il battleshock. Passato. Passato. Ti dirò che il punto comando lo spendo per recuperare, fare skin shift con il Venom Crawler, recupero tre ferite. Ok. Potevo farlo sullo stregone, ma sti cazzi. Fase di tiro. Per tanto muovere, cosa ne faccio? Legionari tirano qua. Sono tutti sani. Farò pistole e un lanciamissili. Fate scuri per i sostenuti. Il lanciamissili fa 5 più 4. Oh, sì, dovrebbero essere full. 5, sì. 6, 7, 8, 9. Colpisco il 3, al 6 genera. Comunque, tutti i 6 che potevo fare sono diventati 2. Quindi, 2 critici. E ferisco al 3. Ripinullo. 2, 3. 3 al 5 di armatura. No. Fino a 3 in the Lincoln Ward. Due morti. Bene, e poi sono 4 pistole. Ne metto dentro 6. Ferisco 3. 3 feriti. Al 5. Mm-hmm. Uno la passi. E al 5. Altri due morti. Yay! Pato scuro. 7 superato. Dopodiché stregone si ammazza provando a darti il VP all'unità, esatto. E a questo punto rimane il Venom Crawler che prova a portarsi a casa quelli. Prova a non portarsi a casa. Quanto scommettere che ti riammazzo e non riesco neanche a prendere l'obiettivo? 6, 10, 14. Al 3 patti sostenuti. Quindi 1, 2, 3 critici. Se tutti ti conviene non fare i patti. 1, 2, 3 che vanno praticamente, capisco con tutti. Ferisco al 3. 1, 2, 3. A più 0. 5, a più 1. A più 1, quindi al 6. Comunque ti ho ferito come 8. Se fosse al 4. Al 6. 8 morti. Ne rimane 1. Victory! Quanto male mi faccio? Niente. A questo punto, cariche. Venom Crawler va sull'ultimo rimasto. Sì. 6 pollici. Plop. E questo non dovrei poppare. Fammi la reazione. No. No. Scusa, poi c'è il quinto. Sì. No. 5 pollici, perché figurati. Perché fare una carica più del proprio movimento? No, meno del movimento, poi inserirò. Appunto. Appunto, perché farla di più? E patti scuri per i sostenuti. Abbiamo. Legionari, perché dopo quello immagino lo potrei togliere. 6 attacchi di maglio. 3 critici e 3 mancano, giustamente.
In realtà siamo andati in media. Al 2. Posso ripetere gli 1? Perché non sei su un obiettivo. E comunque 2-1 ci sono. 4 intanto hai doppio fino a pain. Doppio più 2. Ok, quindi sono 4 ciascuno. Sì. Un morto, 2 morti, 3 morti, 4 morti. Ok, 3 attacchi di arma normale, 3 dentro, ferisco al 3 ripetendo gli 1, 3 salvezze senza VP. Non salvo, salvo 2. E dopo ci sono 8 attacchi di spada catena. Allora, 2 critici, 3 mancati, ferisco il 3. E questo è un VP 1, l'1 lo ritiro. Sei ferito. Al 6. Al 5. 4. Siamo a 9. Discreto numero. E disciplina. A posto. Non sei di base? Tutto quanto a 6. Ah, sì, tranne le... Tranne tipo le progenie del caos e i cultisti che hanno 7. Però non crollo. Sì. Non faccio patti. 7 attacchi al 3. Ne entrano 5. Al 3. Splaccio direi. 3 salvezze al 6. Sì, sì, 6, guarda. Ci quasi è andato vicino. E fa un altro level up. Al 4, unità battle line. Sì. Non torna. Ehi, ne ho ammazzate 2. Record. Prima volta sì, è tutto un record. E qui io ne ho persi 9. In realtà prima che tu consolidassi, quindi poi puoi consolidare. Sì. 2, 4, 6, 8. Quindi non riesco a uscire dalla... Mi sa di no. Dalla cosa. Non posso uccidere questi due. Non voglio uccidere lui. Quindi 2, 4, 6. E io ovviamente ti ingaggio perché colpi a gratis non me li voglio prendere. Ok, quindi io adesso consolido e ti rispondo. Sì. Quindi dovremmo riuscire a portare l'IPG. Sì, sì, toccare con tutti. No, forse no. Sì, a posto. Allora, 2, 4, 6, 7, 8 attacchi normali. Attacchi normali. Due sbagliati. 5. Sono 3 armature. 3. Whee! Perché farne una? Poi abbiamo Lincoln Ward che ha comunque una pistola. 4 attacchi al 3. Andiamo per il primo. E al forza 4. Almeno 1. Al 4. E ne fallisco altri 3. Per ora siamo a 6 salvezze fallite su 7. 3 al 3, 4 al 4. Il primus ha 5 attacchi al 2. Beh, mia sì. Binati. No, 4. Sempre 4. Forza 5. Al 3. Meno più 2 danno 2? Meno 2 un danno. E li ho falliti tutti quanti. Aspetta un secondo, tu mi hai fatto quante ferite con quell'altro? 4? Sì, ti avevo fatto 3, 4, 3, 10 ferite e tutti morti. Sì, ma c'è ancora una salvezza su 10. Beh, loro non possono consolidare né fare niente. Great. Fine? Eh sì. Fine turno suo, tu fai 7 punti. Defend Stronghold. 10 punti. Quindi per 3 punti
credo sia anche confondibile qua. Penso proprio di sì. Ok. Dipende se lui vuole almeno provare a far fuori quello che manca. Tu cosa hai ancora in riserva? Niente. Io adesso uso un CP per mettere su un'unità. Sì. E sostanzialmente... Non hai più bombe? No, no, tiro su un'unità da 20. Sì. E penso... L'unica da 20 in tonsa. Sì. E... Siege, Webber. Sì. E provo a detonare tutto. Cioè, considerando che questi muovono qua... E ti metto un'unità qua. Anche vedendo quelle due carte della missione. E provo. Sì, vedi se fai qualche punto in più. Sì, no, dipende se volete finirla. Sentivo la regia. Molto... Fai, vedi se mi spazio via. Innanzitutto, un CP e tiro su l'unità da 20 in tonsa, come dicevamo. In caso non vedo cosa posso fare più basso. Intanto voglio vedere se posso portare a livello 3 il Venom Crawler. Sì. Un Pokémon. Sì. Un punto comando. Io adesso avrei un punto comando. Questo è fine turno e questi vanno in riserva. Sì, sì. E via. Turno tuo. Guarda. Turno mio. Allora, ti un segno... CP. Ti segno quant'è i 9 pollici per la l'IP. Al 4 più genero un altro CP. Ti servirà comunque usare lo stratagemma perché qua ti porto via praticamente no, tutto lo spazio. No, genero un CP in più. Poi, Battleshock. Gli Aberrant. Sì. Fallito. Questi qua. Sì. Sì, assolutamente sì. Sai, passato perché c'è il primus. Sì. E quindi terranno l'obiettivo. Benissimo. Questo è lo spazio che è per fare l'IP qua. A 9. Sì, no, ci staremo tra. Non era messo in considerazione. No, però era per dirti, guarda, non avrai modo di fare stratagemmi o cose varie. Cioè, un punto comando hai. Era se facevo il 4 più là. Sì, quello sì. Beh, no, stavi con un CP. No, l'ho appena usato. Cioè, ho un CP che mi serve per arrivare entro 3. Esatto. Però, non avendo generato altre cose, esatto. Uno non riesce ad entrare con l'unità allora. Entro no, a meno a più di 9. Allora. Non bene, almeno. E due, gli serve, quindi non ha CP extra per fare altre cose. Sono davanti di un turno a casa. Dovrò sistemare questo. Vabbè, allora. Cattura l'avamposto nemico, non lo puoi fare per fortuna. A meno che... E abbattetelo. Non ti assalto. Tecnicamente sì. Tecnicamente oppure possibile, ma siamo al carica 9. Oh. E quindi mettermi forse con almeno un modello. Adesso vediamo. Diciamo e che Bring It Down. Okay. Entrambe non le puoi fare. Dipende cosa riesco a vedere qua. Anche perché se ho un CP che mi avanza, posso far cosa. Allora, tu arrivi fino al bordo, no? Con 9 pollici. Quasi. Sì. Allora, innanzitutto, quindi io faccio 7 punti di primaria. Sì. Movimenti e poi poppiamo modelli. Allora, io qua se mi muovo di 6 pollici, arrivo col bordo esterno del dado così. Un po' di più con gli altri, vabbè. E ti riesco a vedere il Venom Crawler con quest'unità qua. Tanto io punti non devo più farne. Non che ti serva. 2, 4, 6, 7 modelli ovviamente, quindi devo tenere la coesione in maniera buffa. No, 7 è il limite. 6 è il limite. 6 è il limite. Quindi sì, devo tenere con cose buffe. Ah, e gli Aberrant sono battershoccati, ma non ci interessa più. Hai le bolle delle due unità di 9. Perché in realtà qua puoi ancora filare un'unità. Questi sono più di 18. Quindi, questa unità non ci interessa, questa unità non ci interessa. Questa unità può fare cose solo sul Venom Crawler. Questi possono muoversi e provare a far cose. Quindi, questi possono o venire in qua. Ho un CP. Sappiamo, da qualche parte c'è un dado. Ah, ecco dietro, qua dietro. Questi sono a 12 pollici da te, quindi serve una carica di 5 per riempire il mondo del Venom Crawler. Hanno due? Le sue armi? Sì. Sì. Poi in realtà conto che qua hai una fila
Ah, qui potrei fare una fila così? Sì. Quindi, sì, ci sto. Sì, tranquillamente. Sì, non avendo fatto il conto di tutte le... In realtà, forse non quello però è sticcato, quindi o ti assalto o niente. Sì, o mi assalti o non me lo togli. Ma comunque vuoi assaltarmi perché allora, vuoi arrivare... Sono i movimenti. Questi sostanzialmente arrivano... Una cosa più giusta. Siamo a... Entro i 17, quindi 16. Quindi vuol dire una carica di 10. Mm-hmm. E così sappiamo che cosa significa fare questa cosa qua. In realtà la carica di 16 diventerà di 10 diventerà di meno perché io devo ripopare dei modelli. Però non puoi farti la farti il filotto. No, posso mettermi a 2 pollici da lui. E basta. Questo è vero. Quindi guadagno 2 pollici più la basetta. Che non mi ricordo quale. Un pollice. È un pollice, quindi sono 7 pollici. E già, 3 pollici presi. Filotti non si fanno più. Mm-hmm. Per fortuna. Però qualcosina si può sempre fare. Però bisnizzi. Bisnizzi si fanno ancora. Così. Questi. Allora, devono stare... Così intanto devono stare già così. Già prima. Non ci abbiamo pensato. Non cambia niente. Allora, se io esco dall'obiettivo, cosa mi cambia? Nulla. Che ripoppo 3 modelli meno, che mi servono? Assolutamente una ceppa. Quindi, 6 pollici, 6 pollici, 6 pollici, 6 pollici. E quindi, ti dovrei riuscire a vedere con 3 di loro. Dico, ma mettere un Webber magari più avanti per colpire, no, ma con il Webber non ce le fai. Due o tre autogun però le puoi sparare. Quanto siamo? 16. Mm-hmm. No, 2, 3, è proprio di un pollice. Mossi, mossi, quelli non ci interessano. Quindi sì, qua ripoppiamo... tre autogun tre, a questo punto. E tre o tre, sì. Quindi, plop, 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 plop. Capirà la differenza? Capirà la differenza. E quindi l'unica cosa furba che potevo fare era allungare quell'unità per tirare una granata qua a 8 pollici. Quindi questi scenderanno qui in mezzo. Mm-hmm. Facendo una cosa molto simpatica che è mettere i sismici di qua. Mm-hmm. A questo punto ti conviene mettere anche i Webber perché così hai, poi puoi fare provare due cariche sui cultisti. Perché se ti bruci di là con i Webber. No, no, perdi... io di là non devo fare niente. Sì, infatti. Comunque, anche mettendo il Webber qua in fondo sono entro 12, quindi non è un problema. Quindi non mi cambia assolutamente niente, io li metto. Tac tac tac. E quindi qui. No, perché ho un punto comando che userò per dargli meno uno a colpire. A livello di danno mi sa che è quello che mi conviene di più. Forse stringendoli stavano anche in angolino qua. Così? Beh, perché non avevo visto bene com'era tutto, penso ci fosse meno spazio. E quindi non ho usato un CP. No. E ho messo tutto, quello che ci interessava. Via. Quindi, io ho un CP che mi terrò per un reroll delle cariche. Va bene. Ovviamente, e là devo ripoppare tre modelli. Scusate che ho sbagliato, no, scusate, è giusto. Okay, e faremo la... Vuoi vedere il trucco ancora peggiore? Prova a dire. Metti la basetta più grande. Che armi pesanti qua, hanno 32. Haha! Quindi, a due pollici da lui, sgrava il barbino, sì, assolutamente. Ragazzi, queste sono le cose che bisogna fare per... Quindi una carica di 7. Va bene. Che era quello che mi avevamo misurato già. Bom, allora, spariamo. Ti do meno uno a colpire. 4 meno 1, lui è Nargol? No, Nargol ti direbbe non mi spari altri 18. Okay, quindi sì, è quello che stavo pensando. Però in generico hai un meno 1 a stealth, sostanzialmente. Sì, no.
Stavo pensando che loro forse erano fuori dai 18 e quindi non ti potevo sparare. No, purtroppo è Zinch. Allora. Perché dice Zinch? Perché non potevo fare la lista apposta contro di te, quindi ho dovuto fare una roba. Che avete? 4 sismici di là. Vai. Ma sei? 6, sì. Quindi io come 1. Sempre 2, al 5. Ripeti io uno per colpire. Ha già ripetuto tutto per colpire, uno. Perché c'è il primus. Prendo di 3 danni. 2 danni. Torna 3. Poi abbiamo 3 autogun in lunga. Sì. 5 binato. Niente. No. Abbiamo risolto brillantemente. Questa unità qua. Fammi Webber, ti prego. Fammi Webber, ti prego. 18, quindi sì. 22. Saranno 3-6? Probabile, le medie dovrebbero. 1, 2, 3, via. Esplode. Non serve a niente. Questo non l'ho fatto. Portato a livello 3. Fammi tiri per le cariche. Cariche, iniziamo con questa da 20. Sì. Carica di 9. E beh. Potrei dire Cosma, mi tratterrò. Sono tra i dati vedere se muoio, no? Direi che muoio, cioè sono 20 di loro, attaccano tutti, più primus, binati con sustained. Penso di sì, ad ogni modo. E concludo facendo quindi anche le due secondarie, sì. Che sono cacciano il mio 8 più 3, perché ha 9 ferite il livello crawl. Sì, quindi 2 più 1 perché sì. È tattica, quindi sono 11 punti ancora. Sì. E ti tolgo lo sticky e basta. Non ho più niente in campo, non ho più possibilità di fare punti. Sono la tua nemesi. Okay. Ma al di là di quello, cioè, no, un po' i dadi, un po' un due cose potevo fare diversamente, un po' anche l'esercito, cioè, non avrei saputo esattamente come ammortizzare il colpo, perché tu puoi letteralmente scegliere e dire, ah, quello. Beh, sì. Infatti, poi hai fatto sempre un numero altissimo su tutti i tiri. I vindicator là, ho cercato di concentrarmi qua, i vindicator alla fine non hanno sparato grandi cose. Perdonami, mentre si è concentrato là un gran sticazzi perché era tutto da quella parte. Le unità erano là, ma non hanno fatto niente per 2-3 turni. Erano solo un fastidio perenne. No, solo quelle che entravano con le bombe. No, una entra, sì, una. Poi in realtà lì, poi sì. Una è entrata qui con le bombe, sì, sì. E tutto quello che ha toccato. Beh, è detonato. Il bello del culto, secondo me, è che è molto dinamico e che è difficile da fermare. È anche vero che contro certi eserciti sono. Perché mi dà fastidio di modellare. E per certi eserciti, tipo un Marine che gioca due Infiltrator, non fai più niente. È finito di giocare. Anche una, forse. Solo che il caos non ha nulla del genere. Beh, sì. Forse. Spammare Nurglini per bloccare. Spammare Nurglini per bloccare la cosa. Ma i Nurglini non ne ho, quindi. Bene. Prima partita del culto entusiasmante. Io avrei da ridire, se ultima permette. Partita del caos. Boh. E la prossima volta avrà tutta una serie di giochi nuovi. Ma in realtà, ti dirò la verità, cambierà niente. Cosa cambierà? No. Intanto il primo distaccamento che voglio provare è il Fellhammer, che è sostanzialmente inutile. Non fa niente. Oddio, qua avrebbe aiutato un po', perché invece di fermi al 3 mi avresti ferito al 4 la maggior parte delle cose. Niente, sei già fastidioso. E infatti mi fai talmente tante ferite, io salvo talmente poco, che cosa cambia? Cioè, penso veramente, a parte due unità su cui ho fatto delle salvezze decenti, tutto il resto è stato... I 3.000 hanno salvato abbastanza. I 3.000 hanno salvato per un buon... perché comunque il culto ha P molto basso. Di solito gli stratagemmi per alzare la P, che però servono per... E fai mortali a nastro. E fai mortali a nastro. Ancora, in realtà, il count di granate come stratagemma giocato non è stato altissimo. Solo 4. Giocando i saboteur più nascosti si riesce a massimizzare un po', però, o giocando i meccanizzati, che è l'altra tipologia di lista che potremmo provare a portare. Ma servono più catacciani su chi ne...
La regia fastidiosa. Perché la partita è finita tipo 3 turni fa e lui vuole andare a casa. No.